Thank you.
Buonasera, Weekly Cup numero 45, 15 leader diversi per 28 giocatori questa sera. Naturalmente con me il sempre presente Mallard e il nuovo arrivato Zucche. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera signori. E direi che partiamo subito perché siamo già in ritardo, anche stasera c'era qualche nuovo giocatore e devo far partire il timer e tutto. Ragazzi, noi ci spostiamo già nel tavolo, ora vi dico quale, perché come prima partita ci andiamo a vedere Nami. Nanami giocata da Jack L. Jack L che tra l'altro abbiamo visto in streaming durante un regio con Doflamingo nelle fasi finali, quindi spostiamoci già nel suo canale. Sì, tra l'altro proprio Jack L mi sta dicendo che non vede il suo canale per streamare. Ottimo, perfetto, ottimo inizio, Jack L. E non è questo? Ah, perché ha due account. Ok, ora dovrebbe vederlo. Ora lo vedi? Ok, detto ciò, contro chi giocherà Jack L? Andiamo subito a vederlo. Così mi imposto il tutto, non lo trovo. Gioca contro Maredo. Contro Maredo, che è un Katakuri. Che sorpresa, incredibile. Va bene, allora ragazzi, vi lascio la parola. Nel frattempo loro iniziano a sistemarsi, a far partire lo streaming e tutto, e via. Allora, che dire? Tanto possiamo dire che appunto rispetto alla scorsa weekly rivediamo il colore nero spuntare, in questo caso nelle vesti di Lucci e di Monkey di Luffy, questo per via del fatto che essendo il meta comunque sempre un po' più lento rispetto al solito, magari appunto queste liste potrebbero essere quelle talmente tanto frizzanti da poter dirci qualcosa in vista di niente po' di meno che il regional di Liverpool, che si gestirà tutto all'interno del weekend in corso di questa settimana e sarà anche trasmesso dal buon Krios dal sabato, che comunque sarà la prima giornata, per poi andare a vedere anche la top, che invece verrà disputata di domenica, e dove qui vedremo i primi veri mazzi importanti in questa versione OP 4.5, visto l'integrazione di ST10, che comunque porta veramente tante carte per quel che riguarda determinati colori, sicuramente rosso e viola, e che fa sì che alcuni mazzi ritornino in auge grazie appunto ai boost che sono stati implementati all'interno di questi ultimi. Stasera sono tantini i viola, nel senso che comunque è un colore che si rifà ben in avanti proprio grazie a questo, ma nulla toglie al fatto che attualmente Katakuri resti il deck più importante dal punto di vista dei numeri e che stasera vediamo per primo contro una golosissima Nami pilotata da Jack L. Allora, voglio porti subito una domanda. Yes. Il regional di Liverpool, secondo te, sarà quel regional che potrà dare la consacrazione a Katakuri, o Katakuri verrà dipinto come l'eterno secondo o addirittura l'eterno terzo, visto che Barba Bianca è bannato, Zoro è stato depotenziato e lo comunque abbiamo visto che può funzionare nonostante i vari ban che sono state fatte. Qua guarda, sarà che onestamente sento che potrebbe esserci una finale molto gustosa tra un giallo e un altro deck, ma poi appunto all'ultimo secondo la vittoria potrebbe essere tranquillamente rubata, anche perché comunque giallo oggi ha una delle, diciamo,
pecche rispetto a comunque quelli che sono un po' i suoi vantaggi, che non sono neanche da discutere come i trigger, che sono il fatto che difficilmente comunque riesce a tryhardare board, nel senso che rispetto a colori come blu che boddeccano, viola che comunque possono rallentare il game in maniera prorompente, nero che può andare a spaccare pezzi eccetera eccetera, giallo non ha niente di tutto questo, nel senso che il vantaggio board che va a creare è solo e unicamente quando viene triggerato qualcosa da vita, e poi sicuramente uno dei suoi punti di forza, anzi il punto cardine, quello di poter manipolare le vite, che sia solo per poterle vedere e settare nel corretto modo, o che comunque sia, come sappiamo ormai da un bel po' di tempo a questa parte, mamma 10 che prende e toglie come un dio funesto nei confronti di chi se la gioca con, se la vede contro. Quindi mi piacerebbe pensare che già lo arrivi comunque in finale per questo comunque torneo europeo importantissimo, perché sarà la chiave di volta per quando si arriverà a OP5, e quindi qua si devono consolidare un po' tutte quelle che sono state le idee dietro a questo soft ban, mi piace chiamarlo, visto che poi verrà revocato, non si sa ancora se tutto in parte, e quindi niente, diciamo che mi piacerebbe pensarlo, vederlo in finale, poi chissà se, diciamo, la dea bendata darà il canto del cigno a Katakuri oppure no. Guarda, io da giallo player, giallo fan, spero che in questi due regional possa comunque toppare e arrivare in alto. Non mi sento di gufargliela, però secondo me dal ban di Barba Bianca vedo altri mazzi, diciamo, più performanti. Per esempio, però è una opinione mia, io vedo per performante ora anche il mazzo di Doflamingo verde viola, che già nella scorsa weekly abbiamo visto che alcuni player l'hanno giocato con delle liste molto particolari, con i Supernova dentro. C'è chi ci gioca col Kaido Rush, c'è chi lo gioca col Kidotto e addirittura con il Low Blocker. Secondo me anche lui sarà un mazzo da tenere sotto, diciamo, sotto controllo. E poi sono un'altra d'accordo. Cosa... Guarda, poi un'altra cosa che vorrei sottolineare è che secondo me anche il mazzo di Rebecca, che fino all'ultimo regional era giocatissimo, secondo me in questo regional di Liverpool ne vedremo ben pochi, perché si può tranquillamente dire che l'abbiamo considerato tutti comunque quasi come l'anti Barba Bianca. Cioè, l'anti Barba Bianca per eccellenza. È un mazzo comunque che non performa sempre e che soffre tanti matchup. Certo, assolutamente, anche perché appunto proprio per via del fatto che la banlist ha limitato quelli che erano i suoi matchup migliori, da quel punto di vista si è vista sicuramente il terreno meno fertile sotto i piedi, quindi sì, sono d'accordo sul fatto che Rebecca sarà uno di quei mazzi che vedremo magari meno, ma chi lo sa, il mondo delle carte è sempre vario ed eventuale, ci sono stati mazzi di rivelazione, ci sono stati comunque anche cose inaspettatissime che arrivano poi all'ultimo secondo e nel silenzio soprattutto, quindi chissà che magari ovviamente anch'io sono per il fatto di magari non vederla ai tavoli alti, però chissà che magari qualcuno con Rebecca non voglia appunto tentare la fortuna, magari avendo anche la possibilità di non beccare quelli che sono i matchup più sfavorevoli come appunto giallo. Io ti proporrei di concentrarci un attimo invece sul match che attualmente è in corso, perché Nami è uno di quei mazzi che secondo me, soprattutto per chi ci guarda per la prima volta o per chi guarda Nami per la prima volta, è un mazzo che merita di essere commentato. Allora, innanzitutto Nami è il mazzo attualmente più unico nel suo genere, perché ha una condizione di vittoria tutta sua, ovvero che
per poter vincere, oltre alla classica modalità, può anche vincere se andrà a terminare tutte le carte nel mazzo e bada che non è nel proprio turno, quindi in qualsiasi momento del gioco Nami finisca le carte nel proprio mazzo, attiverà immediatamente la condizione di vittoria. E qui vediamo una delle cose, diciamo, più importanti sulla plancia di Nami, che è Zef, che giustamente Jack L sta cercando di difendere con tutto se stesso, perché è tra le carte, anzi la carta, che permette di scartare più carte in assoluto se ovviamente dovesse riuscire a entrare un suo attacco con un don sotto. Tu cosa ne pensi del deck di Nami? È un deck che hai mai provato? Ti piacerebbe provarlo? Lo porteresti mai a eventi piccoli, grossi? Allora, Nami è un mazzo che mi ha portato tanta curiosità all'inizio. Avevo anche, anzi ho tutte le carte comunque per comporlo, ma non ho mai avuto il coraggio di giocarlo. Non ho mai avuto il coraggio di giocarlo perché? Perché non è sicuramente un mazzo facile. Lo considero forse il mazzo più difficile, perché Nami è come una partita a scacchi. Cioè, non puoi permetterti di sbagliare una mossa, perché tutte le carte che hai e che peschi le devi giocare esattamente nel momento giusto, perché appunto il tuo obiettivo è quello appunto di finire le carte nel mazzo. Una carta che mi piace molto nel deck Nami è comunque Zef, che da è la prima carta che bisogna andare a rimuovere dal board, perché è talmente forte che ti permette appunto di ciclare 7 carte dal mazzo. È anche vero che Nami è un mazzo molto difficile da affrontare, perché un qualsiasi attacco che tu possa fare è facile che con qualche don, con qualche vento venga sempre parato, quindi non è così facile togliergli delle vite. È un mazzo molto complesso. Ho degli amici che lo giocano anche molto molto bene e mi dicono che dopo 5 turni di Svizzera, 4 turni, 4-5 insomma, hanno sempre un gran mal di testa. E quindi io ho sempre insomma avuto paura a giocarlo, perché secondo me è molto molto impegnativo, anche se prima o poi credo di mettermi lì e... giusto per togliermi quello sfizio, ecco. Ci sta, ci sta. Considera che comunque tra le nostre fila il grande Bubo ne ha fatto comunque un po' uno dei suoi cavalli di battaglia, quindi diciamo che abbiamo avuto più di un'occasione in cui Nami ha saputo dire la sua. Sono comunque pienamente d'accordo sul fatto che sia sicuramente un mazzo da dover masterare con tante partite, nel senso che sicuramente non è quel mazzo che si va a consigliare a chi decide di entrare da novizio nel mondo di One Piece, per quanto oggettivamente il deck in sé sia molto cheap, nel senso che in realtà le carte da recuperare non sono niente di che, per lo più sono appunto eventi. L'unica carta oggettivamente un po' più costosa sono il Love Love Mellow, perché escono unicamente da Structure, e quindi lì tra l'altro in solo 2x nella monocopia, quindi quelle oggettivamente restano un po' la cosa un po' più complessa, però si può ovviare nel momento in cui si decida di andarne a comprare due, oppure su Card Market si decida di investire quel poco che basta per poterle prendere. Nel complesso è un mazzo che vi può dare tante soddisfazioni. Allora, qui sicuramente una cosa che possiamo vedere è il fatto che ora come ora Nami non si trovi in acque tranquille, anzi, visto che è considerato che attualmente non sono presenti delle Kaya, non ne abbiamo viste giocare. Kaya è tra i motori di questo mazzo, un costo 1, 0, 2000 di counter, che on play fa pescare due carte e ne fa scartare altrettante. Questa, grazie a eventi concatenati come possono essere, le abbiamo viste giocare due, le Arabesque Breakfast, che in questo game hanno rimbalzato i Sanji per poter picchiare con lo Zef
sfortunatamente non è entrato, e magari eventi come Overit e via dicendo, lo Zef stesso, comunque tutto ciò che rimbalza in mano, può essere ricastata più volte per accelerare quella che è la win condition. E tra l'altro Nami in questo momento comunque si trova con 16 carte in mano, e questo sicuramente non la rende in appunto una situazione agevole. Difatti, tanto vediamo ora una Kaia, una doppia mamma viene giocata sul campo di Maredo, e qua gli attacchi cominciano a farsi sentire tutti. Qui viene utilizzato un Deathwing, core molto importante per Nami, perché va a giocare tantissime carte in Impeldown, per via del fatto che può essere giocato il Buggy, che esce sempre da OP2, e che come esercino può andare a prendere eventi molto interessanti nel momento in cui appunto si voglia costruire la propria plancia. Qua purtroppo Nami si vede soggiogata da attacchi troppo grossi da poter gestire, avendo dovuto investire diverse carte difensive, non avendo ciclato il mazzo con quelle che sono oggettivamente i suoi punti cardine. Guarda, quella strategia che io uso quando gioco contro Nami è cercare sempre di picchiarla dai 9000 a salire, insomma, perché sono comunque degli attacchi che la costringono ad impiegare varie risorse, tante risorse comunque per pararsi, perché gioca appunto tantissimi eventi che gli danno più 4000, e quindi fare un attacco sotto comporta anche a fargli scartare carte. In questo caso mi sento di dire che Nami non abbia visto molto bene, anche perché mi pare che abbia finito con 14 carte cioè nel mazzo ancora, che sono comunque vero. Di conseguenza Katakuri è riuscito a schierare un esercito gigantesco composto anche da due mamme 10 che hanno tolto due vite gratis comunque a Nami, e avendo pochissime carte in mano un attacco da 12000 della mia amata mamma è quasi va imparabile. E ragazzi, quindi canale di nero. Yes. Niente, è finita, come ho detto. Torniamo un attimo al tavolo commento. Sta giocando, se vuoi. Chi? Smooth. Ah, cavolo, non l'avevo visto, hai ragione, andiamo lì allora. È finita anche qua. Peccato, perché era un match lunghino. Vabbè, avremo modo di poterlo beccare. Allora, ne approfitto un attimo, scusatemi, per ringraziare Viper SRC, grazie Jeff per il tuo secondo mesetto, e grazie anche a Lemonheads per il suo abbonamento con Prime, grazie ragazzi per il supporto. Allora, spostiamoci un attimo al tavolo commento. E volevo dire che, ragazzi della chat che ci sta seguendo, innanzitutto buonasera, perché non abbiamo avuto tempo inizialmente per salutarci. E seconda cosa, questa sera abbiamo solo 9 persone su 28 che possono effettuare lo streaming, quindi è molto probabile che ci siano momenti come questo in cui effettivamente non abbiamo possibilità di vedere le ultime partite in corso. Innanzitutto scelgo il risultato del pronostico. Vince Katakuri, ok. Grazie a Menova recupero tutti quei punti che ho perso nell'ultima weekly, che ho puntato tutto su Doflamingo, che poi ha perso appunto quella vittoria di Festino. Il gambling. Giocava appunto, esatto, e quindi giusto. Già. Allora raga, io mi devo assentare 30 secondi, quindi chiacchierate amabilmente, tanto mancano 3 partite ancora alla fine, ci sono ben 19 minuti sul timer, speriamo che comunque, essendo già andata via quella di Queen, non durino moltissimo. Arrivo subito. Allora, intanto ci sono ancora 3 partite che stanno giocando, quindi siamo quasi in dirittura d'arrivo per il primo turno. E colgo questa occasione, Mallard, per chiederti: secondo te, che sorprese ci potrebbero essere al regional? Pensi che ci potranno essere tanti Lo viola rossi e tanti Luffy viola rossi? Guarda, da un lato me li aspetto fortemente. Ti dirò, forse più Trafalgar che Luffy, per una semplice motivazione. È a oggi, per quelle che sono state le limitazioni,
il mazzo che potrebbe essere il più veloce in assoluto dal punto di vista del play. Come giustamente era stato analizzato nella scorsa weekly dai ragazzi che ci seguono e che hanno voluto commentare assieme a noi comunque quella che era stata un po' la discussione in merito, è un mazzo che però tende a esaurire molto velocemente le proprie risorse e che però nel momento in cui diciamo gioca in curva riesce a dire prorompentemente la sua, quindi diciamo che è un mazzo che mi aspetto perché può giocare veramente la qualunque, forte di ST10 che gli dà veramente tanto tanto sostegno, e ti dirò di più che grazie a una carta di OP1 che ritorna fortemente c'è la possibilità che qualsiasi minaccia compaia sulla plancia venga immediatamente eliminata. Mi spiego meglio. Allora, ricordiamo un attimo brevemente il potere di questo Trafalgar Law, che main, andando a farsi meno 3 don, potrà andare a boddeccare un 3000 di potenza o inferiore dell'avversario, per poter andare invece a portare dalla mano un costo 4 o inferiore. Questo cosa significa? Che un mazzo come rosso, che ha accesso a un sacco di carte che vanno a ridurre la potenza di queste ultime, ha la possibilità appunto di eventualmente non solo boddeccare quelli che normalmente potrebbero essere più facilmente dei blocker con questo potere, ma anche cose ben più importanti. E appunto, rifacendomi a quanto dicevo prima, qui ricompare il 4x di Round Table, per chi non se lo ricordasse, costo 4 che va a fare meno 10k a un pezzo dell'avversario. Quindi vuol dire che semplicemente, essendo che oggi il massimale che si possa raggiungere è di 12k, grazie a Round Table che viene giocato a costo 4 e poi meno 3 don che si avranno sicuri se appunto si è potuto giocare questa carta, qualsiasi cosa sulla plancia dell'avversario venga messa e che possa appunto minacciarla viene immediatamente sconfitta e boddeccata. Quindi anche contro giallo questo mazzo potrebbe avere delle fortissime risposte, salvo che ovviamente le veda al momento opportuno, essendo che tante cose non sono minimamente serciabili e quindi tutto rimane al destino e a quelle poche carte che eventualmente potrebbero dare un po' di respiro a Law per poter andare a pescare. Quindi se ti devo pronosticare quella che per me potrebbe essere la vera sorpresa di questo Regional di Liverpool, io ti indicherei quest'ultimo ragazzotto qui, che poi secondo me allora ora dico una cosa molto forte, spero non troppo, che secondo me siamo quasi tutti un pochino schiavi tra virgolette di top deck, ok, dove insomma andiamo sempre sopra tutti quanti a vedere le ultime decklist che hanno vinto sia in Asia che anche qua in Europa e America, e comunque cerchiamo sempre di prendere spunto da quelle liste dei mazzi che hanno vinto, che hanno toppato, che sono arrivate prime, seconde o terze, ok. Questo regional qua porterà secondo me una gran sorpresa, perché non esistono deck in Europa che hanno ancora vinto qualche torneo, e le liste del meta invece in asiatico non possono essere prese comunque in considerazione. Perché? Perché loro giocano ancora con 4 Marco Blocker, con 4 Barba Bianca, con 4 Radical Beam. Quindi secondo me chi dovesse vincere questo regional o comunque fare un gran risultato ha un valore che vale doppio, perché è tutta quanta farina del proprio sacco quasi, non hai capito che cosa intendo? Certo, no, chiaro, nel senso che sarebbe quasi, potremmo metterlo come un bollino puramente europeo, perché a oggi, cioè proprio in merito a quello che dici, ormai abbiamo preso un po' di divergenza dal Giappone, in quanto al momento un colore rispetto ad altri è pressoché
limitato, non dico cancellato, perché comunque qualche esempio ce l'abbiamo vivo anche questa sera, grazie a un Ace, un Luffy rosso-viola, due Trafalgar Law rosso-viola e uno Zoro che nonostante tutto non vuole demordere, e ci mancherebbe altro. Quindi sì, sono pienamente d'accordo sul fatto che sarà qualcosa di ben diversificato, nel senso che non ci si può aspettare a livello di pronostico qualcosa che oggettivamente potremmo aver visto da quelli che sono i tornei indonesiani piuttosto che giapponesi e così via, ma appunto qualcosa di totalmente nostrano se vogliamo vederla dal punto di vista continentale. E quindi sono molto 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 d'accordo con te, e che tra l'altro ti dirò, questo permetterà proprio di avere, secondo me, delle cose belle, belle perché probabilmente sarà il primo regio dove avremo veramente tanta, tanta, tanta varietà di game, perché a parte, immagino, i numerosissimi gialli, che io mi aspetto, la butterò forte, ma credo di non andarci troppo lontano, almeno al 50% io ti dico giocatori, 60, io ti dico un gran 60. Perché io non volevo toccarla fortissimo, però ci sta, nel senso, io volevo provare a spingerla solo al 50. Allora, guarda, io oggi sono qua pronto a fare delle dichiarazioni forti, me ne assumo tutte le responsabilità. Io ti dico almeno 60%, perché comunque il giallo oggi viene considerato dalla maggior parte della community il mazzo più forte. È una roulette russa, siamo d'accordo. Però obiettivamente oggi potrebbe essere il mazzo più forte, anche perché tutte le volte che io penso che gioco contro un Katakuri e al leader che con un don sotto mi picchia perennemente da 7000, a me questa cosa qua mi dà molta noia, perché non vuol dire scartare dalle 2 alle 3 carte per non perdere vita. E poi guarda, cioè, sono in vena anche di pronostici. Ti dirò, sorpresa del regional che finisce in top 8, un kid verde. Io ti dico kid verde. Potrebbe starci tranquillamente, perché kid, comunque lo ricordiamo, a oggi è il leader verde puro più aggressivo, tra l'altro una delle scelte più favorite in fase di pre-release, possiamo dirlo, per chi ne ha giocati, per chi comunque diciamo non sapesse, facciamo anche una piccola parentesi in merito. Il pre-release è un torneo che permette di giocare con le carte della espansione che dovrà uscire anticipatamente, in cui non c'è limitazione di colore, quindi si può giocare con tutto. Si monta un mazzo con 6 pacchetti, 40 carte nel mazzo, ma si può scegliere un leader che sia delle espansioni precedenti o eventualmente prendere un leader che si possa trovare all'interno delle buste dell'espansione appunto giocata. E devo dire che anche un po' per i numeri che sono presenti ai local nel quale gioco, Kid è sempre stata un po' una costante, perché appunto, arrivando al succo del discorso, quando si arrivano a 10 don, questo leader può picchiare ben due volte con 12k, ignorantissimo, tremendamente, veramente dirompente in fase di chiusura, quindi oggettivamente parlando, sì, potrebbe starci, però mi permetto di dire una cosa, ovvero che c'è un altro mazzo che gioca questo colore, il verde inteso, che però potrebbe dire maggiormente la sua, l'hai citato comunque anche prima, che è il Doflamingo. Ma ti dico, secondo me, solo e solamente perché potrebbe avere la meglio, perché Doflamingo ha accesso a molte più carte che danno la possibilità di pescata, e il fatto di potersi stappare due in un meta dove giallo appunto è così tanto giocato, e che gli attacchi, come dicevi tu, sono sempre molto esagerati, avere accesso a un evento gratuito può veramente essere significativamente importante in fase di comunque costruzione, perché comunque all'inizio
giallo va a giocare anche di trigger tanti costi 4 inferiore, e avere un Pan Gibson alla giusta occasione potrebbe essere importantissimo per fare dei trade piuttosto che comunque spiderweb, per risparmiare i propri pezzi e non renderli alla mercé del proprio avversario. Quindi diciamo che sostanzialmente a oggi, sempre riprendendo il tuo discorso, io punto anche tanto sul Doflamingo, che possa essere un'ottima risposta al Katakuri, che però mi immagino sarà veramente il must per quel che riguarda i mazzi giocati, anche perché... prego. No, un attimo ragazzi, dico anche canale perché... di Federfico. Ok. Yes. Eccoci qua. Anche perché quell'abilità del Doflamingo Green Purple, secondo me, è molto forte, perché ti consente di giocare appunto con 12 don comunque. Cioè, non 10, ma sono 12. Sì. Che forse è una delle abilità più forti che hanno creato tra i vari leader. Poi, bisogna sempre costruirgli intorno comunque un mazzo capace di sostenere questa spesa e questa abilità. Però ad oggi secondo me è una delle abilità più forti, perché la forza di questo gioco è riuscire appunto a distribuire e usare i don per evocare, per picchiare altro. Ma il fatto che tu giochi ogni turno con due don in più, quindi tu puoi permetterti di spenderli tutti e dopo ne tappi due, a differenza magari di tutti gli altri leader, che una volta che tu li hai usati tutti e 10, li hai praticamente finiti. Assolutamente, anche perché poi a prescindere il fatto che si stappino in maniera passiva può creare comunque il dubbio nell'avversario, perché non è comunque detto che Doflamingo li abbia gli eventi da poter giocare, quindi comunque l'avversario deve valutare di capire bene come giocarci attorno. Ma comunque la cosa veramente forte è che io reputo, a livello diciamo di carte difensive, verde e viola due colori molto molto importanti, perché verde nasce un po' con l'idea di poter controllare la plancia. Sappiamo che una delle sue meccaniche peculiari è quella di poter andare a stancare i pezzi dell'avversario, in questo caso lo rivediamo un po' appunto con il Pan Gibson, e poi comunque vediamo fortissimo con un Doffy 10 qualora venisse giocato, perché addirittura non permetterà di stappare tre pezzi tra cui leader. E invece comunque anche carte viola, tra cui il Thunder Begua, che può permettere di rampare. L'Health Judgment a oggi reputo, non finirò mai di dirlo, secondo me come l'evento viola più forte al momento a disposizione di questo colore, perché permette di andare a controllare ben due pezzi, e tra l'altro facendogli meno 3k, che non è poco. Al prezzo di meno un don, ma signori, fa veramente il caffè tra un po'. E comunque, a prescindere, all'interno di questo binomio di colori abbiamo veramente un sacco di carte che possono dire tranquillamente la loro. Ricordiamo che tra tutti c'è quello che in OP1 era secondo me il blocker più forte del gioco, ovvero Queen. Perché oltre che a poter difendere è in grado anche di darti value in mano, e tanto che gli stiamo dicendo anche Guild Tesoro, che è attualmente il peschino più forte. Un turno passivo nel momento in cui lo giochi, ma se quella carta dovesse rimanere fortemente in campo sarà un costante aggiungere carte in mano, soprattutto al raggiungimento di 10 don. Allora, qui il matchup è particolarmente interessante, nel senso che vediamo due liste che rifanno un po' la loro forza sempre grazie a ST10. Uno in particolare è il Trafalgar Law, portato stasera da Martino, che ormai so che ti chiami OA, che saluto, e Federfico, che invece porta e veste i panni di Kaido, tra l'altro giocatori genovesi, quindi per loro è praticamente un local quello che in questo momento abbiamo un derby, quindi assolutamente. E devo dire che ho avuto modo di poter vedere dal vivo il Trafalgar di Martino alla Buddy, che abbiamo disputato domenica scorsa, e devo essere sincero, era un mazzo molto difficile
al quale stare dietro proprio perché ha questa prorompenza tipica comunque degli aggro deck. E ha tra l'altro al suo interno tutta una serie di carte veramente veramente fastidiose, soprattutto contro un mazzo come Kaido che comunque fa molta più fatica ad ingranare, soprattutto nel momento in cui non riesca a vedere velocemente Onigashima, e come in questo caso purtroppo vediamo. Quindi una board particolarmente florida per il Trafalgar, che in questo momento è up, nel senso che 5 personaggi sono belli presenti sulla plancia, e Kaido invece che attualmente è nudo, ma sappiamo poter fare entrare prima o poi carte del calibro di Kaido 10 che saranno in grado di fare piazza pulita di tutto quello che è presente e poter minacciare per 12k le vite dell'avversario. Tu cosa ne pensi di questo matchup? Cosa ti aspetti a questo punto del game, dove una board è completamente settata e l'altra è ancora in fase di costruzione? Allora, guarda, io ti dico che Martino è partito veramente veramente forte, perché un doppio Gordon è come se dice all'avversario: gioca qualsiasi cosa che io te lo spazzo via tra Gordon più abilità leader. E come prima insomma abbiamo visto, è stato proprio questo. Mi aspetto anche che adesso questo Queen non rimanga troppo sul campo di battaglia, e quindi mi aspetto che prima o poi venga utilizzato anche il secondo Gordon, venga spazzato via il Queen, e poi cioè che vengano fatti tantissimi attacchi verso il Kaido, anche perché la potenza che ha Kaido ora sulla plancia è di un solo blocker, e non può permettersi il fatto di tapparlo per picchiare il Law. Il Law invece dispone adesso di pezzi che possono fare molto male al Kaido. Sì. E poi c'è anche da dire che il Kaido è partito anche, secondo me, molto lento, perché una delle prime carte che tu vuoi vedere tra le prime 5 è Valo Stage. Se non ce l'hai, tendenzialmente lighi. E purtroppo, cioè, per Federfico non l'ha trovato, perché ricordiamo sempre che quello stage che ti costa 3 ti garantisce di rampare un Don tappato, e quindi ti consente di insomma arrivare a 10 Don molto velocemente. Sono d'accordo, anche perché purtroppo una delle limitazioni grossissime di Kaido è che è molto dipendente da Onigashima come tipo di carta, che tra l'altro nella sua versione viola pura non è neanche searchabile, quindi oggettivamente lo rende, diciamo, molto molto soggetto a due cose: in primis sicuramente al mulligan, come correttamente hai fatto notare tu, e in secondo luogo anche però da quella che è la partenza, perché a questo punto l'idea sarebbe quella magari di partire per secondi in maniera tale da pescare una carta ulteriore rispetto al proprio avversario, a patto che Onigashima non sia già in mano. Allora lì il problema non si pone, e che però comunque piano piano abbia le corrette risposte a situazioni come quella che vediamo. In questo caso fa la sua comparsa il Kaido più piccolo, il fratellino di Kaido 10, ovvero il Kaido 9, che ricordiamo ancora una volta con Don meno 5 permette di andare a spaccare costo 6 o inferiore, e che va anche a ottenere, cioè di per sé ha anche Rush, quindi una carta molto forte soprattutto nelle fasi conclusive del game, perché permette di togliere eventuali blocker o comunque fastidi ulteriori, ma che secondo me arriva troppo tardi in una situazione ormai comunque ben delineata, almeno per quel che riguarda il Trafalgar Law, che punta dritto per dritto su quelle che sono le vite del proprio avversario, che attualmente resta con solo 6 carte in mano, e sappiamo essere che di solito viola possa avere tante carte bianche, ovvero no counter, e quindi non è detto che sia così facile andare a counterare attacchi come quello di questi due ragazzacci fortissimi tra l'altro in questo mazzo da 6k. Guarda, è che non mi sento di dire che Kaido sia facciato, perché Kaido comunque è sempre quel mazzo che
ti riserva quella giocata strana, no, alla fine che ne ribalta tutto, perché io ho sofferto parecchio nei primi tre mesi della prima espansione quell'abilità del Kaido Leader che ti trasciava vita, e secondo me è dispendiosa, ma nella maggior parte delle volte è fatale. Però, come ti ho detto prima, il Lo Viola Rosso comunque è quel mazzo che non ti dà tranquillità. Perché? Perché tutti i pezzi che tu giochi nella plancia possono essere rimossi tutti senza problemi. Assolutamente. Assolutamente, qui c'è da dire però che oggettivamente la situazione non è veramente rosea, indipendentemente da tutto, perché comunque la partenza dall'altra parte è stata esageratamente forte, nel senso che comunque abbiamo visto giocare Kaido solo verso il finire di tutto quanto, perché aver visto tutti quei Gordon, queste Otama e così via, Gordon ha visto... Martino, se non ho contato male, ha visto tre Gordon. Yes, tre esatto. 3 su 4, secondo me, cioè, sono davvero tanti. Cioè, io da avversario mi arrabbierei un sacco, perché dico, cioè, la fortuna, cioè, era proprio dalla parte dell'avversario, perché tre Gordon sono... E poi due di start. È come quando giochi contro un giallo che ti apre di doppia pudding... E lì vai un po', vai nel panico, perché cioè, no, non fa mai meno carte in mano, ma va a il numero, cioè, anzi le aumenta. O come quando i vari ricordi miei di quando ero main kid, tu non partivi con doppia Bonnie o Bonnie e l'altro cerchino verde, Momonosuke. Bonnie giusto? E Momonosuke. Sì, ecco, esatto. E lì tu ti sentivi fortissimo, perché il turno dopo, tappando altri due, potevi andare a cercare delle altre carte. Certo, assolutamente. E qua allora vediamo fare l'ultimo cambio a discapito, cioè non è stato rimbalzato niente, ma Trafalgar può attivare tranquillamente il suo effetto, quindi anche se non bottecca niente dell'avversario, riesce a portare uno Zoro sul campo. Ormai era stato utilizzato tutto a disposizione di Federfico per provare a risolvere questo game, ma ahimè, ha vinto la velocità. Andiamo da Bullet, ragazzi. Così, lampo. Il Bulattone, mio fratello, che ormai da un po' di tempo a questa parte, amichevolmente parlando, appunto, cioè, sono un po' la sua bestia nera, che poi per fortuna gli fa vincere le partite, questa sera contento di vederlo nelle vesti di Nero. Contro lo Zoro che resiste a quello che oggettivamente è stato un po' un genocidio di questo colore, che però di forza resta con due dei sercini comunque più interessanti, che sono la Izzo, ma soprattutto il Buggy, forte di essere un 3K, che comunque workerà sempre bene all'interno di uno Zoro e che gli permetterà di cercare quegli eventi talmente tanto fastidiosi da potersi essere accaparrato gli eventi che ha vinto da oggi, da quel dì a questa parte. Allora, io trovo il Luffy Nero un mazzo molto interessante, perché nel momento in cui riesci a spaccare un pezzo sulla board, hai la possibilità per abilità leader di andare ad assegnare un don di quelli arrestati. L'ho giocato solamente sul sim io, perché purtroppo non ho Shanks, che secondo me è una delle carte con l'art più bello che abbiano mai creato tra i vari starter. Shanks giovane, perché ancora al braccino. Povero. Però cioè, che non ti so dire se preferisco giocare il Luffy o Lucci. Lucci l'ho giocato tanto, purtroppo la sua abilità era, anzi è, molto costosa,
Perché non è un'abilità che puoi usare tutti i turni come potrebbe essere uno Zoro, come potrebbe essere tranquillamente un Katakuri o insomma altri leader. Cioè col fatto che tu fai qua, meno, cioè, scarti l'espressione due... mi sono permesso per quel Luffy 10. Per il Luffy. Cioè nel momento in cui tu vuoi fare doppio attacco col tuo Lucci, hai da scartare comunque due carte, cioè dalla mano, che in endgame potrebbero essere due risorse molto molto importanti. Quindi sono un po', cioè, combattuto su cosa preferirei. Certo. Allora, qui diciamo che la cosa che ti posso dire è sicuramente la questione che a oggi ho provato in questa situazione di stallo per rosso a portare un mazzo nero, col quale sono anche riuscito a vincere un local, però nelle vesti di Smoker, perché mi faceva molto comodo la possibilità di poter attaccare eventualmente per 7, un po' alla Katakuri style, e il fatto di poter ridurre, grazie al mio leader, il costo e agevolmente provare ad andare a spaccare. Questo non toglie il fatto che le altre due parti attualmente esistenti non siano consistenti. Allora, il Luffy lo reputo un po' più difficile da portare, perché oggettivamente bisogna pensare una o due mosse prima per attivare correttamente il suo effetto, e in similar maniera anche Lucci, perché poi riuscire a attaccare una seconda volta non si può fare in maniera così semplice, perché bisogna aver spaccato pezzo e soprattutto avere le carte in mano per poterlo fare. Quindi oggettivamente non è una cosa proprio così facile. Forse lo Smoker appunto dà una possibilità più semplice a livello di giocata, perché comunque tutto sommato la sua abilità è un'abilità di situazionale. E qua però mi fa piacere poter vedere Nero che si porta a casa questa partita, nonostante quel Luffy 10 che è pericolosissimo contro questo mazzo, perché qualora venisse bloccato un attacco per effetto passivo di Luffy, andrà a spaccare un 8000 o meno, ed è per questo che abbiamo visto il borsalino mai piegato. È stato counterato l'attacco ai danni del Sakazuki grazie a evento più 1000k counter, e anche l'attacco di Zoro infatti poi è stato neutralizzato da counter piuttosto che da borsalino, perché se no si sarebbe attivato Luffy. Tavolo di Maredo, ragazzi. Yes. Sì, purtroppo di dilungarmi parecchio sulle questioni, quindi niente, chiudiamo qua con una brillante vittoria del nostro bulattone, che così non mi può dire niente quando lo aspetto. E qua uno dei game diciamo più papabili anche a Liverpool, si può dire. Queen contro Katakuri, due mazzi da rigoroso late game. In un caso sappiamo tutte le vite dell'avversario, perché sono ben due per Ospero, e dall'altra parte è quello che deve fare un Queen, ovvero iniziare a creare board di blocker, board di costi 8 superiore. In questo caso vediamo un bel Mioke, un Katakuri che sfacciatamente guarda in faccia l'avversario, che è in questo caso il leader Katakuri. E niente, la partita è ancora tutta da giocare, perché queste sono partite che si rifanno sul trigger delle vite. In questo caso Giallo ormai gioca a carte scoperte, però non è dato sapere cosa possa avere in mano, e invece Queen che potrà continuamente portare blocker prevalentemente, perché comunque ne fa uso di ben 12 blocker potenzialmente triggerabili più tutti gli altri. In questo caso vediamo Doflamingo e Pound, e eventi blu che sappiamo essere tra i più fastidiosi in assoluto, perché grazie a carte come Redrock qualsiasi cosa faccia la sua comparsa sulla plancia può essere tranquillamente neutralizzata. Allora, intanto stavo dando un'occhiata alla chat. Io Martix ho detto prima che Gordon non è un addino. Ho detto che quando apri di doppio Gordon sei fortissimo, come quando si apre di doppio cerchino come Pudding,
e insomma c'è altri casi, ma non ho detto chi è, cioè che Gordon è doppio cerchino. Ok, magari stava giocando, si era perso il senso della frase. Sì, no, cioè, ho solamente letto, cioè in chat e ho fatto un attimino di... Ma tu dicelo, caro Zucche, che in realtà fai come me, ovvero che in questo caso hai testato i nostri spettatori vedendo se erano attenti, e abbiamo visto che lo sono. Quindi facendo questo trucco semplicemente sondiamo il fatto che voi ci seguiate per davvero e non facciate finta. Quindi a tal proposito colgo l'occasione, per chi ci segue per la prima volta, per chi ci segue ancora non l'ha fatto, a iscrivervi a questo canale del nostro Krios, che per quanto stia in questo momento in silenzio perché sta gestendo la parte tecnica dell'evento, è comunque colui che si propone nel fare quello che è qualcosa di veramente bello, ben fatto, accoglie anche giocatori dall'estero che adesso giocano nelle nostre weekly, e speriamo così di regalarvi un panorama tutto è sempre nuovo per quel che riguarda appunto One Piece, e che vi permetta di iniziare a giocare, di trovare spunto, di parlare anche con i giocatori, con la community che è Colosseum. Se non l'avete fatto, iscrivetevi, insomma un mondo di opportunità, quindi se potete iscrivetevi, se potete ancora di più fate una sub, e quindi grazie per essere con noi anche questa sera. Che bravo che è Mallard. No, lo paghi, vero? Piano piano impara. No, non lo pago. Cosa devo pagare? Guardalo un po' com'è. Stronzo. Comunque, concentriamoci sulla partita. Allora, come vi dicevo, la partita è sicuramente una battaglia per le lunghe, perché poi alla fine... per Quinn è un giocare quasi al top deck, nel senso che alla fine Quinn riesce a macinare la carta che pesca più la carta che andrà a sistemare nelle vite nel momento in cui comunque sia in grado di poterlo fare, senza considerare che non deve per forza metterla nelle vite, ma può anche avvalersi di una semplice pescata, che male non fa mai. Dall'altra parte abbiamo comunque, ormai l'abbiamo citata, la prorompenza di pezzi da parte di Giallo. In questo caso vediamo ben un Katakuri e una Mamma 10, che sicuramente avrà dato fastidio nel momento in cui sarà stata calata al buon Smooth, e quindi qui la situazione è tutta da gestire per quel che riguarda appunto il Queen, e anche da parte del Katakuri, che comunque attualmente ha solo una vita. Tu cosa ne pensi? Tra i due, beh, sappiamo che ce l'hai detto più volte, Zu, che sei un giocatore di giallo puro, però hai mai pensato di prendere in considerazione Queen? E se sì, perché magari hai pensato di andare più sul Katakuri che sul Queen? Qual è, diciamo, la cosa che ti fa magari rimanere fedele al giallo puro? Allora, al giallo puro, allora fammi pensare. Allora, sicuramente perché tra le fila di Katakuri c'è forse una delle carte più devastanti di tutte le varie espansioni, che appunto, come detto cioè più volte, la Mamma 10. Una seconda carta che mi piace moltissimo, anche se costa molto comunque giocarla sulla plancia, è il Katakuri Secret, che ti permette di recuperare un'ulteriore vita, cioè prendendo un qualsiasi pezzo della tua plancia e non rimetterlo nelle vite, una delle combo più forti, no, ricordiamo che quella della Shiroshi. Il fatto che lo preferisca a Queen è sicuramente un fatto da fanboy, per amare più comunque il personaggio di Katakuri che Queen, che è un personaggio che anche tra serie e manga non ho molto amato, ma va riconosco che è un leader da affrontare nel gioco di carte molto ostico, perché appunto tra l'abilità e comunque il contesto di carte
che gioca, per abbatterlo ci vuole molta molta pazienza, perché ci insegna anche che anche con zero vite, ma un personaggio da 9 in campo, non è mai morto comunque. E un'altra cosa che mi ha fermato dal giocarlo è che non possiedo purtroppo i Soggy King, che a quanto ho visto comunque dalle varie liste è una carta che va giocata per forza. Ho provato qualche partita sul simulatore andando a sostituire appunto il Soggy King col Doflamingo da starter blu, ma non è la stessa cosa. Purtroppo non è la stessa cosa, non è una carta che puoi andare a rimpiazzarla se non la possiedi, e quindi il mazzo comunque poi perde di senso, ecco. Sono d'accordo, perché allora, premesso che è tra le mie secret, anzi posso dirlo tranquillamente, è la mia secret preferita Soggy King, perché ha veramente un sacco di value. Il buon Fede Testa, se in ascolto, potrebbe dire che è la mia firma. E quindi niente, diciamo che sì, è una carta core molto importante, perché dà a blu quello che tanti mazzi blu attualmente non hanno, ovvero un sercino, il poter macinare due carte e quindi togliersi eventuali carte ormai non più utili può essere veramente risolutivo. A costo 7, è vero che non ha lo stesso body della sua controparte uscita nello structure, come giustamente citavi, ma una cosa molto più importante, che è il counter, quindi non lo rende una carta nulla qualora non trovassimo mai lo spot per poterlo giocare. È tra l'altro stata una delle secret meno costose in assoluto, nel senso che era piuttosto accessibile. Successivamente si è alzato il costo proprio grazie a mazzi come Queen e Croco, che hanno avuto un primo impatto su OP4 veramente forte. E qua vediamo Smooth portarsi a casa la partita contro Giallo. In una battaglia alla resilienza vince il mazzo con più blocker in questo caso. E quindi niente, GG per il nostro giocatore Foresto, più ormai presente all'interno delle weekly. Thank you Smooth to be here tonight with us. Ecco, guarda, a differenza dello scontro di Katakuri e Queen visto nella weekly cup 44 lunedì scorso, che il Katakuri aveva una quantità di vite forse che era arrivato a 7-8, mentre il Queen andava avanti a navigare tra lo 0-1 e 2 vite, abbiamo visto poi il Queen surclassare il Katakuri. Quindi cioè, le partite contro Queen non sono mai da dare per scontate, eh? E poi ecco, no, assolutamente mi pare che giochi dai 12 ai 14 blocker, di cui le Brûlée, la Boa Hancock e il Sanji sono tutte quante carte con trigger, quindi guarda, potrei dirti quasi 20 a dire, okay, dire vero, perché le liste giocano il 4x dei 3 blocker triggerabili, il 4x di Doflamingo di OP1, perché è una delle carte che ti dà accesso a capire e sapere quali sono le prossime pescate, e Pound, che è un blocker molto forte soprattutto nelle prime fasi iniziali del gioco, perché vanno a rallentare il game all'avversario potendo mettere nelle vite i pezzi che appunto può eventualmente targettare. Quindi se dovessimo valutare un 4x di tutti questi, siamo già sulla ventina, quindi quasi il 50% del mazzo, o comunque il 40%, è predisposto alla difesa, senza considerare il fatto che comunque tutti gli altri pezzi, anche quelli più grossi, vanno a fare una fortissima rimozione board. Ricordiamo il Mihawk che boddecca costo 7 inferiore, la Yamato che comunque è forte di tante vite che può crearsi, Queen va a spaccare pezzo con costo uguale o inferiore alle vite di entrambi i giocatori, il Soggy King, lo abbiamo citato, è un pezzo meraviglioso che va a rimbalzare in mano costo 6 o inferiore, e chi ne ha più ne metta grazie agli eventi blu che sono 3000 Sword e Red Rock, che vanno ulteriormente a bersagliare la plancia avversaria. È il mazzo a oggi con il late game più forte, nel senso che se si lascia
plancia Queen, costruire in armonia la propria plancia. Non c'è modo, secondo me, di poterla recuperare, a patto che non vengano esaurite in maniera straordinariamente efficace tutte le sue difese, nel senso che lo si porti a un logoramento perpetuo. Però appunto diciamo che è un mazzo che, volendo anche al time, rischia di vincere perché può costruire le proprie vite. Quindi ho visto parecchie partite in, diciamo, altre live, altre stream, vincere Queen in appunto extra time, proprio perché vinceva di vite sopportando i continui attacchi degli avversari qualora non riuscisse a chiudere. Quindi lo reputo al momento il deck, appunto, per chi ha voglia di giocare a One Piece fino all'ultimo minuto, e che però ci vuole molta 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 discrezione e testa nel saperlo giocare. E qua, citandolo nuovamente, possiamo dire che il buon Bubo è un maestro del Queen, e quindi se voleste e vi foste interessati a questo deck, vi consiglio di recuperare le scorse giocate appunto del Bubone nazionale per, esatto, impratichirvi. Non che Smooth non sia stato bravo, ci mancherebbe altro, non sminuisco gli altri giocatori di Queen. Ragazzuoli, scusate se vi interrompo. Allora, possiamo guardarci un Ace, un Doffy verde-viola naturalmente, o una serie di Katakuri? Cosa preferite? Io, allora, se posso esprimere, io voterei per un Ace, perché secondo me il Doflamingo Green Purple ce lo troviamo più avanti. Sì, probabilmente sì. Allora andiamo nel canale di Nero, ragazzi. Yes. Prima partita del terzo turno, corretto? Scusami? Sì. È la prima partita del terzo turno. Terzo turno, sì, sì, sì. Ok. Chiudo solamente... Bene, bene, sono contento. Un attimo, scusami, la questione Queen, che vorrei dire questo: se vado a definire il mazzo di Katakuri come giocare alla roulette russa, il Queen è la stessa cosa ma con i cheat. I cheat, che cosa intendo? Che con il Doflamingo della prima espansione blocker, c'è chi gioca anche Perona, hai la possibilità di guardare le prime 5 carte del mazzo, sistemartele e sapere già cosa metti nelle vite. Quindi non capisco tutto quest'astio del nostro Bubone per Katakuri, quando anche Queen secondo me fa più o meno la stessa cosa, e non più forte, perché sai che cosa ti troverai. Qua si scatenerà una tempesta, ragazzi. Perché... Che no, conosco i miei polli. No, ma Bubo sa che cosa penso, sa, cioè, so che mi vuole bene e va al limite mi va licenzierà dal mio ruolo di caster dopo questa live. Quindi, ragazzi, breve ma intenso, bellissimo. Ma no, ci mancherebbe. Si fa anche del gossip in questa maniera, dai, ci sta tutto. Allora, diciamo che invece, guardando la partita attuale, intanto vedo che... allora, non so chi sia l'avversario di Nero. Alexandru. Non credo sia il suo nome, quello a schermo, ok. Che già gioca con il nome Regional, quindi mi aspetto che potremmo vederlo magari al Regional di Liverpool con questa lista di Katakuri, e invece il buon Nero che porta stasera Ace. Uno tra i mazzi rossi sicuramente che possono dire la propria, perché fa del suo core oggettivamente i due esercini che al momento non sono stati limitati, ovvero Izzo e Buggy, perché ecco, sappiamo essere un mazzo che vuole avere una forte parte composta da eventi, grazie al quale poter fare controllo board e creare una situazione anche di OTK ottimale, grazie a carte come Flame Emperor. Attiva anche l'effetto secondario di Ace Character, essendo Ace un Whitebeard Pirates, quindi otterrà Rush, e anche grazie al Buggy sarà in grado appunto di cercare queste ultime carte citate, e può far comunque buon uso delle carte comunque attualmente limitate. Quindi godiamoci questo spettacolo di rosso Ace, che qua
spezzerò una lancia a favore di Rosso. È il Rosso che sopporto di più in assoluto da che è uscito. Concordo. Quindi al contrario di tutto il resto lo apprezzo molto, e per il resto appunto l'ennesimo Katakuri che stasera ci beccheremo. Allora, io non ti nascondo che ho appena bettato 5.000 bricioline sul Katakuri e okay. Azzeccherò anche questo pronostico qua, credo di insomma andare ad aprire un'agenzia per scommesse, perché credo di essere troppo forte. E, come hai detto tu prima, anch'io reputo Ace l'unico mazzo rosso che tollero diciamo nell'affrontarlo, perché è quello secondo me più gestibile, perché sappiamo tutti che nel momento in cui un Barba Bianca mette la quinta o uno Zoro si apparecchia bene, sono due mazzi devastanti. L'Ace invece lo vedo un mazzo comunque forte, perché gioca una quantità di eventi disumana e li gioca praticamente tutti, sono tutti quanti forti, ma lo tollero e lo riesco ad affrontare diciamo con più serenità, perché secondo me non è forte performante come gli altri due, è comunque forte ma non al loro livello, e quindi io da giocatore non di rosso quando lo vado ad affrontare non è che sono contento, però lo affronto comunque con una mentalità del posso farcela, perché cioè, alla fine mazzi che fanno male a Barba Bianca, F in chat per Barba Bianca e Zoro, erano comunque pochi, forse a parte lo. Poi guarda, io cioè, che diciamo giocavo che... sempre giallo, tutte le volte che beccavo un Barba Bianca c'era da farsi sempre il segno della croce nella speranza che o briccasse o non avesse in mano Counter 2000, ed era praticamente impossibile. Certo. No, beh, diciamo che il meta che tu hai dipinto è stato un meta dove Barba Bianca sicuramente l'ha fatta da padrone e che si contrastava solo da se stesso, con letteralmente una partita alla miglior giocata, nel senso che si dovevano centellinare perfettamente le risorse trovando le risposte non adeguate, perfette alle giocate dell'oppo, in maniera tale da appunto creare il dislivello dal punto di vista del vantaggio più ampio possibile. E quindi poi di conseguenza tutto il resto veniva un po' in secondo piano. Sicuramente Zoro era un mazzo che ha sempre potuto dire la sua, nel senso che tanto non va a perdere le vite come il Barba Bianca, poteva sferrare attacchi di tutto rispetto, è pur sempre un deck rosso, quindi ha goduto di quelli che sono i vantaggi di questo colore. Dall'altra parte, Trafalgar Law di un early game sempre molto importante, la possibilità di sferrare attacchi multipli e non scontati, e quindi anche questo sicuramente è stato un po' il perché abbiamo visto questi tre mazzi sostanzialmente in auge il più delle volte, che tra l'altro per la tua sfortuna sono molto forti contro giallo, quindi oggettivamente se il questo colore non ha mai dominato abbastanza è proprio per colpa di questi tre ragazzacci. Però qui intanto vediamo un Ace che è stato fortissimo di un Flame Emperor che ha pulito la board che si era creata precedentemente e che era di tutto rispetto per questo Katakuri, e che continua la sua caccia alle vite con una seconda Flame Emperor, e che ha è riuscito a far entrare due volte su due, quindi due oggettivamente due. Qui abbiamo veramente un Ace che sta dando che sta letteralmente facendo scintille, ecco, se posso usare un gioco di parole. Però è anche vero che comunque giallo è riuscito a far triggerare qualcosa. Nella prima situazione abbiamo visto un cracker che può essere molto pericoloso nel momento in cui le vite si assottigliano. Eccolo. Per Katakuri, e qua ne Eccolo. Abbiamo un secondo. E poi vabbè, adesso il secondo cracker, quindi, e per Ospero, quindi non bene per il nostro nero che adesso deve fronteggiare un duplice attacco gratuito tra cui cracker, che a sua volta potrà sferrare un double attack, non in questo caso è stato scongiurato da mamma 10, ma signori è una delle giocate, anzi la giocata più forte che può permettersi giallo, quindi che dire, qua mamma
non dico provvidenziale, però ovvia, e che adesso farà sì che si debba scartare un po' di carte in mano, visto che 3 sono gli attacchi attualmente a disposizione con 0 blocker eventuali. Allora, io intanto che ero qua ad ascoltarti, ho visto 2 domande che fanno cioè, nella chat che ti rigiro. Allora, la prima domanda è sempre inerente a Ace, dove Polish dice che Ace per lui è un barba travestito. Ok. Uno cosa ne pensi? E la seconda domanda di Ryuk, lui chiede come lo vediamo un doflamingo blu in questo meta. Allora, rispondo un attimo alla domanda di Ryuk perché la sento proprio nel mio corazon, nel senso che io ho portato per tantissimo tempo Doflamingo Blu e mi dispiace dirti che purtroppo sarebbe bellissimo, ma ha fatto il suo tempo. Ci è stato promesso che in OP7 verranno ridati dei supporti a 7 Warlords of the Sea, quindi magari questo deck potrà tornare in auge, ma è un po' arrivato il suo momento del tramonto, cioè è arrivato un po' appunto il suo tramonto. L'Azazel potrebbe dire molto a proposito, che è un giocatore delle nostre weekly che ha fatto un po' di Doflamingo Blu, veramente la sua bandiera credo di averlo visto con Doflamingo Blu fino a che ha potuto, e appunto diciamo che da giocatore main blu ti direi che piuttosto tanto varrebbe valutare altre liste, anche ibride come Queen, perché Doffy claro. Rischia. Invece, per quel che riguarda il nostro caro Polish, diciamo che sì, ma non è la stessa cosa, nel senso che è letteralmente suo figlio, nel senso che il figlio non ha l'esperienza del padre. Qui abbiamo comunque il fatto di avere 6.000 di K potenza che offensivamente e difensivamente sono devastanti. È stato uno dei punti salienti per rendere questo leader quello che è stato fino a questa limitazione, e che lo ha reso veramente difficile da andare a targettare, perché comunque grazie alla possibilità di pescare praticamente 2 volte per turno avrà molto facilmente le risposte anche ad attacchi che potrebbero andare per KO, e invece appunto Ace purtroppo può fare magari un maggior controllo perché fa più uso di eventi, perché li può searchare meglio, perché comunque la sua passiva li sfrutta anche difensivamente e attivamente parlando, ma non sarà mai al pari del suo capitano. Quindi ti posso dire travestito nel senso che fa parte della sua ciurma, che un po' lo ricorda, questo sicuro, ma non mi sento di paragonarli. Forse allora lo stile di gioco di Barba Bianca si avvicina un po' di più il Luffy Purple che esce tra meno di un mese, che comunque quella meccanica del lui pescare vita ci somiglia già di più, per quanto sia un 5K. E poi ti chiedo io sempre, tu da giocatore di Doflamingo Blu Eri barra 6 Jinbe promo, o secondo te è un mazzo che funziona anche senza? Te lo chiedo perché allora, il Jinbe promo io la trovo una carta molto bella e anche molto forte. Io l'ho giocato sempre, triplice copia, mai di più, mai di meno, perché comunque con l'avvento di giallo voleva dire poter boddeccare Perospero, lasciandolo andare, e contro rosso ti dava maggiori speranze, comunque perché comunque Zoro va a costruire board piccole, la stessa cosa si può dire contro Trafalgar, dove comunque lasciare un costo 1 è pericolosissimo. E quindi io il Jinbe è una carta che ho adottato come strategia offensivo, passivo, difensiva, e
proprio per questa ragione, e poi vabbè, con Barba Bianca, però diciamo che speravo di vedere più che Jinbe il Gecko Moria Vanilla, perché è un 6K naturale, e allora a questo punto ti può dare un maggiore vantaggio appunto contro questo mazzo, che era poi, se vogliamo dirlo, la stragrande maggioranza dei matchup che potevi beccare. Chiaro. Ho fatto il side di Milano, riuscendo a Aspetta, aspetta, fare aspetta, 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 4-2, aspetta. beccando. Tavolo di Bulat e poi continui a parlare. Anche perché mi sa che è sul finire. Ok, e niente, non mi dilungherò più di tanto, e diciamo che fondamentalmente, rispondendo alla domanda, Jinbe sì, nel mazzo di Doflamingo. Per quel che mi riguarda, ovviamente puramente personale. E qua niente, bulattone che. No, non dirò niente perché sennò poi mi dice che è morto sfiga. E niente, quindi diciamo che blu è stato. Cioè, Doflamingo soprattutto è stato proprio un bel mazzo. Non ti nasconderò che ci ho lasciato un pezzettino di cuore. Nel senso che è stato anche il primo leader alternativo che ho comprato, perché se lo meritava, Beh, e io reputo niente. cioè quel faccione lì, secondo me, uno dei più riusciti Eh sì, è proprio della bello. primissima espansione. Poi io ripeterò sempre che quello stile dei faccioni mi è sempre piaciuto. Cioè, Beh. tutti i leader hanno il loro perché. No, vabbè. E non ho apprezzato invece lo stile dei leader di OP3 e di OP4. Ora sì Perché. che sei licenziato. No, va bene, Siamo ragazzi. purtroppo in disaccordo perché credo che, no, anzi, non credo. So perfettamente che Crio sei in linea con me, soprattutto con OP3. Io li reputo i leader più belli che siano usciti. Mi piace questa. Sai, più che altro, artisticamente parlando, mi ricorda comunque gli ideogrammi giapponesi, nel senso che comunque i dipinti o comunque le stenografie giapponesi sono appunto in bianco e nero, con Ok. sprazzi di colore a seconda di comunque quella che vuole andare magari a rappresentare un haiku piuttosto che comunque un breve racconto e così via. E quindi me li ha ricordati tantissimo lo stile dei leader di OP3, quindi leader bianco e nero con questa luce di colore peculiare appunto del leader. E qua il mio preferito in assoluto è Arlong. Arlong ha questa linea perfetta, a mio parere, che lo rende veramente grandioso, per quanto sia stato un leader molto poco giocato. E però, ecco, devo essere sincero, cioè, non, li ho quasi collezionati tutti, me ne mancano due, poi li ho presi tutti. Guarda, io invece della terza espansione ero innamorato perso di Kuro. Ho giocato Kuro, non me ne vergogno. Mazzo che a me comunque ha divertito sempre tanto, molto particolare. Siamo in due. Kuro mi ha divertito parecchio. Non mi sono tolto troppe gioie perché sappiamo tutti comunque cioè, che Kuro non è. È uno dei leader comunque top tier. Se vuoi giocare un mazzo per divertimento, giusto per fare delle partite nel chill, secondo me Kuro va molto bene. E il leader alt, secondo me, è molto molto bello. E ho giocato Kuro perché Kid hanno rapito comunque un gran pezzo del mio cuore. Cioè, va reputato Kuro un Kid che ci ha creduto di meno, perché più o meno quell'abilità era simile. Però devo dedurre quindi che anche quegli spoiler che sono usciti sui leader di OP5 e di OP6 non vi piacciono perché sono dei faccioni. Allora, OP5 già torna sull'idea dei faccioni di OP1, OP2. OP6 già è un po' diverso, nel senso che lo stile non è quello del disegno del manga, poi appunto stilizzato in forma di carta, ma sono stati proprio dei disegni fatti da disegnatori. Già la differenza la si nota, secondo me, in maniera molto più forte in Odie Jones piuttosto che Gecko Moria, che ha
hanno proprio uno stile diverso che attualmente non si era ancora visto nei leader, e comunque già c'è una versione più cartunesca che possiamo vedere in sicuramente Uta. E adesso non ricordo perfettamente, ma mi pare che uno stile, non dico simile, cioè uguale, ma simile, l'ha anche per Ona, quindi si vanno già un po' a discostare. Mi piace l'idea dello sfondo, premessa, a me lo sfondo con la mappa, con diciamo i disegni della navigazione, a me è sempre piaciuta un sacco, mi piace tra l'altro nella loro versione holo. Non mi faceva impazzire l'idea appunto del faccione, perché alcuni sono veramente inguardabili, cioè è vero che sono momenti magari salienti del fumetto, però per dirti Smoker che suda e Kinemon anche, proprio non li potevo vedere, cioè sinceramente non riuscivo a vederli, cioè sembravano quasi la parodia di un leader, e invece già cose più costruite e ben riuscite come il Doflamingo, il Trafalgar Law, lo Zoro, già mi facevano dire cazzo, questo è una carta da pezzi da 90. Guarda, io ti posso dire che mi sono già creato dei nemici in chat, stanno forse per dare una votazione su licenziamento e fine. Credo che sia la mia ultima weekly, solo per aver detto che non apprezzo i leader. Vabbè ragazzi. Ma no, ma qua... Bisogna sempre stare attenti ragazzi a cosa si dice in streaming. Allora, guarda, credo che stasera tra quella citazione per Bubo e questa sta cosa qua dei leader, credo che non ho un piede nella fossa, ma ne ho esattamente due. Sì, pala in mano, l'app è già posizionata e via. Sì, esatto. Un biglietto di sola andata, credo, per l'inferno, ecco. Allora ragazzuoli, usiamo questi ultimi due minuti giusto per aggiornare eventuali nuove leve in chat. Chi siamo noi? Siamo parte della community di Colosseum, io e Mallard siamo due admin, due tra i sei admin, e Zuc è un nostro commentatore delle Weekly Cup, che è un evento che organizziamo noi della community per la community. Quindi punto esclamativo Colosseum in chat se non siete ancora nel gruppo Telegram, se non ci siete dovete assolutamente entrare, perché all'interno, a parte 1200 pirati italiani, trovate un sacco di topic utili con varie descrizioni, meta decklist, domande ai judge, informazioni sui tornei ufficiali, ma soprattutto informazioni su questi tornei che noi organizziamo. Li organizziamo due volte a settimana, di solito il lunedì e il giovedì, e vengono sempre trasmessi in streaming dalle 21 fino a circa le 23, quindi se siete interessati che a seguire da spettatori oppure per partecipare, insomma, unitevi a noi. E detto ciò, naturalmente lunedì quindi ci sarà la Weekly Cup 46, ma nel mezzo, come diceva il buon Mallard inizialmente, ci guarderemo insieme anche il Regional di Liverpool. Io rimarrò a casuccia al calduccio mentre i nostri ragazzi saranno a Liverpool a giocarsela, e noi ce li guardiamo comodamente da casa con un sonno bestia perché ci dobbiamo svegliare di mattina, però quantomeno insomma siamo in compagnia, ecco. E questa settimana c'è Liverpool, la prossima c'è Barcellona, al 99,9% ci guardiamo anche quello, quindi insomma sono due settimane belle pienotte, siateci. Direi che ho detto tutto. Quanti match mancano? Due? Allora ne mancano due, tra l'altro piccola statistica, vai. Se doveste vincere Elvis, vabbè, lui contro il buon Claudio, avremo quattro leader totalmente diversi con un punteggio di 3-0. Adesso non è che voglio tirargliela, però forse è la prima volta che abbiamo comunque un leader diverso con un punteggio pieno. Che l'Audio 99 invece dovesse vincere questo scontro, avremo due Katakuri che stanno 3-0, un Queen e un Luffy Black.
Oh, interessante il Luffy Black, forse per la gioia anche di Krios, visto che sì. Lui originariamente gioca, nasce come giocatore di viola, similare al colore della pelle che ha quando comunque lo si incontra per la prima volta, perché non lavando, sì, non è così, è nero, è verosimilmente l'altro colore, perché con tutta la fuliggine che ha addosso, alla fine, nel senso, non poteva essere altro. Ovviamente. Se fosse stato un giocatore di blu, sarebbe stato un giocatore pulito, difatti, cosa vi devo dire, io gioco blu, lui gioca nero, è qua e la il blu sia un colore comunque... pulito, tutto da vedere, però no, volevo perché aggiungere... scusami, è l'acqua brutta, sì sì certo, poi puffi anche, volevo aggiungere un'altra cosa, giustamente, che mi sono dimenticato di menzionare tutta la sera. Allora, qualcuno di voi già lo sa, probabilmente tutti, ma da dicembre, dalla seconda settimana di dicembre, inizierà il nostro campionato. Cosa vuol dire campionato? Vuol dire che è una competizione che durerà da inizio espansione di OP05 fino a fine espansione OP05. Sarà un campionato a squadre formate da 5 giocatori. Ogni squadra avrà un capitano che è già stato, almeno per questa edizione, è già stato scelto da noi, e ci sarà un'asta tra i capitani che andranno appunto a offrire dei crediti virtuali, naturalmente, per costruirsi la squadra e quindi prendere i giocatori che si saranno iscritti. Vi daremo informazioni più dettagliate, spero non oltre questo weekend, tra una partita e l'altra magari del Reggio riuscirò a finire quello che devo finire per quanto riguarda le regole, e niente, speriamo che insomma ci sia partecipazione sia di giocatori che di spettatori. Avremo 32 posti disponibili, naturalmente verrà data, come si dice, precedenza ai giocatori che hanno partecipato alle nostre Weekly Cup, dopodiché ovviamente sarà totalmente libera come possibilità di iscrizione. E niente, vi daremo più informazioni più avanti, insomma. E c'è da dire che il primo premio è una partecipazione gratuita sull'OnlyFans di Krios, che potete trovare mettendo punto esclamativo OnlyFans sulla chat qui presente, dove potrete appunto ammirare i contenuti meravigliosi che appunto pubblica puntualmente dal lunedì al venerdì sera, e dove svolge live non adatte a un pubblico di minori di 65 anni, visto che lui comunque più o meno si aggira intorno a quell'età. Detto questo, diciamo che ci avviciniamo al quarto turno di questa 45esima weekly. Tra l'altro, mi piace pensare che 45 è appunto il numero della weekly e 4.5 è la versione dell'espansione che giochiamo, cioè una specie di oggettivamente appunto, non so, astri che si incontrano, se vogliamo metterla dal punto di vista del destino, o semplicemente sono io che mi faccio troppi castelli e quindi sti cazzi. Comunque, perdonate la parolaccia, ma detto questo, niente, vediamo e speriamo di avere una finale di questa sera il più ricca possibile, nel senso che se la possono disputare mazzi il più diversificati possibile come prima. Bravo, è l'alto Sam, rischio che... allora guarda, c'è una possibilità remota che la finale sia un mirror di giallo. Allora, adesso noi abbiamo disponibili da vedere in realtà due semifinali, se non sbaglio, che sono Smooth con Queen contro Claudio99 e Bulat con Luffy Nero contro Igna. Tra l'altro, Igna è un nostro nuovissimo giocatore che gioca naturalmente Katakuri, quindi sarebbe un Luffy contro Katakuri e un Queen contro Katakuri. A meno che non vogliamo andare a vedere qualcos'altro, non che ci sia tantissima scelta, ma... Allora, guarda, se ti posso esprimere una preferenza personale, io andrei a vedere tutte e due le semifinali, ma partendo prima dal Luffy Black. Allora, guarda, possiamo rimanere qui. Perché sappiamo che il Queen porta le partite molto in là, quindi secondo me facciamo in tempo anche a vedere quella parte di semifinale. Pienamente d'accordo. Quindi, beh, allora, Luffy Nero mi piace, nel senso che
A sto punto, no, vabbè, niente pronostici che poi porta. No, comunque, lo indipendentemente. Faccio in stream il pronostico. Ok, perfetto. Però ecco, diciamo che Nero mi piacerebbe se anche al prossimo regional di questa settimana potesse dire profondamente la sua, perché ci avviciniamo a un meta dove Nero, Nero non puro, però comunque questo colore si farà sentire parecchio. Uscirà il Sakazuki. E vi pronostico già che sarà un mazzo veramente, veramente micidiale, almeno per gli amanti del control sarà veramente qualcosa di cioè che si aspettava un po' come il messia, e devo essere sincero, io sono tra questi, essendo amante del di questo tipo di deck, e che appunto diciamo che mi piacerebbe alle luci della ribalta appunto per Nero vedere un po' appunto questo arrivare il prima possibile. Quindi le liste nere si rifanno, almeno vi posso dire questo personalmente, per lo smoker che attualmente gioco mi sono rifatto molto alle liste che attualmente si giocano di Sakazuki, ovviamente non giocando quello che attualmente non è disponibile, ma comunque appunto andando a fare quello che bene o male farà quel mazzo prossimamente. Quindi diciamo che su questo punto sono molto 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 ansioso di mettere le mani su questo deck, e non vi nascondo che appunto sarà il momento in cui i miei soldi voleranno via felicemente dal portafogli pur di concluderlo il più velocemente possibile, e qui ve lo dico già, Sakazuki verrà preso alternativo. Io credo che mi butterò invece come primo deck su Luffy Purple. Ci sta. Anche perché ho deciso di provare anche Enel, ma credo di giocarlo con la lista Katakuri, con l'inserimento dell'evento, quello che poi è il Radical Beam giallo, e al posto delle mamme da 10 che ovviamente non potranno essere usate. Però certo, vorrei porti certo, sì, una domanda. Secondo te quanto può avere senso giocare leader Enel con lista Katakuri, che secondo me è più performante rispetto alle carte gialle di Skypea che usciranno, piuttosto che Katakuri proprio come leader ancora? Lì la differenza sta nel fatto che perdi la prepotenza di Katakuri, offensivamente parlando, per guadagnare una condizione di appunto noia per l'avversario notevole, perché appunto, ricordiamolo per chi non lo sapesse, ma il nostro bravo Enel Energia sarà in grado di, una volta per turno, finite le vite, scartando una carta dalla mano, aggiungerne una, quindi praticamente si dovranno effettuare tre attacchi per chiuderlo. Quindi il turno in cui si toglie la prima vita, quando è l'ultima, scusatemi, il setup della vita grazie effetto Enel, e l'ultimo attacco per chiusura, quindi lo rende tremendamente noioso, e che appunto fa sì che questo mazzo possa valutare di appunto prendere più facilmente vite rispetto al Katakuri, o che comunque il tasso di trigger diventi ben più alto, e qui quindi la lista di Katakuri, che già ne fa un uso particolarmente importante, è una scelta di decklist veramente utile, nel momento in cui puoi andare a utilizzare carte come Perospero. L'ho detto diverse volte, ma io lo reputo la carta più forte di giallo attualmente disponibile, o almeno nel comparto Big Mom, perché è un pezzo che può essere triggerato, ha una curva di costo che permette di essere giocato bene in qualsiasi momento, e in più vi fa anche da sercino una volta messo KO, quindi oggettivamente cosa potete volere di più dalla vita? Avessi avuto anche 1000 counter,
Commander non avrebbero potuto farla Secret, sarebbe stata la prima carta Diamond del gioco, quindi oggettivamente questa forse è la spiegazione del perché si andrà a giocare una componente appunto Big Man Pirates piuttosto che quella Skypeia, perché ancora i boost devono arrivare. In OP6 sappiamo essercene e quindi appunto, anche forti, e anche forti alcuni, assolutamente, e quindi sarà solo allora che magari vedremo appunto qualcosa di più consistente. Nel mentre, concentrandoci sulla partita, vediamo un nero che ha saputo rispondere efficacemente alle minacce di giallo costruendo una plancia da rimozione perfetta, anche perché comunque potendo giocare al meglio, nel senso che è riuscito a partire per secondo il nostro Bulat, ha avuto modo appunto di poter setappare i pezzi meglio di quanto si farebbe a curva dispari. Giallo soffre comunque il fatto di non poter rimuovere, se non da trade, i pezzi che appunto diciamo vengono calati da parte di nero, e il fatto che nero, volendo, giocandosela a prendere una vita, vedere che cosa viene triggerato e poi eventualmente farle fuori, creerà sempre una forte appunto predominanza board. E qua vediamo che quel Kobe, una delle carte più importanti adesso per questo deck, perché è la rimozione che non va a fare malus, perché va a spaccare costo 2 o inferiore quando viene piegato senza scartare carte come la maggior parte degli spacchini di nero, che in combo con carte come il Kuzan che vediamo adesso, che vanno a ridurre di 4 il costo avversario, in più entrano pescando, e grazie a carte come quest'altro Kuzan 10 rendono il gioco di appunto nero molto 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 fastidioso. Cioè, tanto per dirvene una, se quel Kobe dovesse riuscire a sopravvivere ai prossimi attacchi o comunque alle rimozioni di giallo, il prossimo turno sarà in grado di spaccare costo 7 o inferiore gratis. Quindi quando riescono a entrare queste combo, nero può veramente diventare una macchina da guerra inarrestabile, non per niente Navy. Guarda, cioè, che ti dirò anche che se quel Kuzan costo 4 dovesse sopravvivere nel campo di battaglia, il Kobe potrebbe spaccare addirittura un costo 9. Eh già, assolutamente. Io appunto qua ti dico la mia touch di Smoker. Allora, per risolvere il turno 1, se parto dispari, quindi gioco con un Don, sono andato a infilare nel deck Lead Quarter, che on play va a fare meno 1 al costo avversario, altrimenti main, tappandolo, se il mio leader è Navy, va a fare meno 1, quindi nel turno in cui lo gioco può fare meno 2. Ma la cosa importante è questa, ovvero che se il mio avversario dovesse giocare una mamma 10 e io appunto avessi Kuzan in campo, il Kuzan 4 inteso, facendo headquarter più Kuzan che va a picchiare, va a fare meno 5 alla mamma, mi posso permettere, senza investire Don come farebbe Smoker per abbassare il costo, di giocare più serenamente il Kuzan 10 per andare a rimuovere la massima carta. Aia, qua vedo una cosa molto interessante in Katakuri, mi interrompo un attimo, che è il Katakuri da Structure. Non lo vedevo in questo deck da veramente una valanga di tempo. A me personalmente come carta non piace molto, e quindi non l'ho giocata mai. L'ho messa dentro all'inizio giusto per capire, però diciamo che a costo 4 preferirei fare delle altre cose. Però risposta gravissima. No, capisco. Scusami se ti ho interrotto. No, cioè, perché anch'io ho visto questo Shanks che ha creato praticamente il deserto nei tartari sulla plancia gialla, e non credo che Igna se la passi molto bene con quei due colossi in campo. Però qua più che altro ormai si è creato un po' il divario tra i due mazzi, perché nero è forte di 3 vite, invece giallo attualmente no.
Questa combo quando entra è una combo a dir poco devastante. Lo Shanks, altra carta che però necessita di scartare una carta dalla mano, lo ricordiamo, fa AOE di tutti quei pezzi costo 1 o inferiore. AOE vuol dire che semplicemente bersaglia tutto quello che è possibile bersagliare, però appunto diciamo che di per sé il costo 1 non è niente di eccezionale, ma con un Kuzan in campo che nel tuo turno fa meno 5 ai costi dell'avversario, vuol dire poter togliere costo 6 o inferiore, quindi una stragrande quantità di carte, tra cui i blocker che spesso e volentieri hanno proprio al massimo questo costo. In genere i blocker più forti si aggirano intorno al 5-4, i blocker più piccoli 3-2, e quindi appunto concatenare una serie di carte come questa può rendere il gioco praticamente chiuso per l'avversario. Qua io penso che il buon Igna valuti eventualmente come sperare di sopravvivere, non voglio dirgli niente, però credo che ormai i giochi siano talmente stati portati in là per nero che qua potremmo quasi dire che il buon Bulat è qua senza gufare, possa essersi portato a casa tranquillamente la partita. Piccolo spoiler, ho votato su Bulat, seguitemi per altri consigli. E qua vediamo una mamma 10 che entra la disperata, perché comunque ci può stare recuperare una vita, ma purtroppo gli attacchi sulla plancia sono incredibili. Basti pensare che comunque ci sono due 10k attualmente presenti, e con solo 4 carte in mano dell'avversario basterebbe eventualmente splittare 5 don e 5 don per andare con 15k, che sarebbero imbloccabili, a patto che in questo caso la vita non triggerasse un capone, ma da lì ci sarebbe stato comunque la possibilità di caricare Brennius, e appunto non aveste fatto la sciocchezza che ho appena detto, o caricare Luffy e così via. Quindi GG per Bulat, che si porta a casa questa battaglia contro quello che, come abbiamo detto all'inizio della weekly, il mazzo più portato e si pensa performante del formato. Ho una domanda al volo per Krios: in che quantità giochi o giocheresti il Kuzan 10 e lo Shanks? Ora come ora 4 Kuzan 10 e probabilmente 2 Shanks. Spostiamoci nel tavolo di Smooth. Andiamo. Se non sono 4, sono 3 comunque. Ok. Come pronosticato prima, ci godiamo anche questa seconda semifinale, dove, al contrario di quello che si è visto nell'altro scontro tra Queen e Katakuri, adesso è il Katakuri che ha una quantità infinita di vite e Queen ne ha solamente una. Eh già, allora qua però possiamo dire una cosa, che Memory, dalle giocate del buon Suparna, che anche lui ha portato appunto Katakuri, questa è la strategia giusta per affrontare appunto questo mazzo. Perché? Perché appunto, come vediamo adesso, una Yamato calata in un momento propizio può andare a spaccare elevati costi. In questo caso sarebbe stata in grado di levare costo 8 o inferiore, e comunque garantire la possibilità di avere un pezzo forte in campo, di attivare l'effetto di Queen e comunque appunto rendere il gioco sempre più complesso per l'avversario. Difatti qua vediamo Queen che con l'ultimo don rimanente va a triggerare l'ultima parte dell'effetto, va a minacciare la padding per evitare più attacchi possibili, e qua potremmo vedere appunto il turno concluso per evitare che vengano triggerate altre cose, perché qui sarà importantissimo bloccare l'attacco della mamma e riuscire in qualche modo ad arginare l'attacco del Katakuri, che potrebbe andare anche serenamente per vita, e soprattutto per evitare che la mamma possa andare a targettare efficacemente il Mihawk, che è attualmente un pezzo fondamentale. L'idea di Queen in questi casi è quello di avere molti pezzi con
potenza appunto di un certo livello, in maniera tale così da poter gestire bene gli attacchi qualora vengano triggerate tante cose. Perdonate se mi sono dilungato, lascio la parola al buon Zucche che commenti questa partita nel mentre vado a fare una pausa a bagno. Ci vediamo tra due minutini. Ciao! Sono arrivate infinite gufate nei confronti del povero Bulat nel frattempo in chat. Mi dispiace Bulat, comunque noi tifiamo per te, lo sai, a prescindere dal fatto che ormai sei un nostro veterano, ma quando giochi queste cose spicy io poi proprio vado in brodo di giuggiole. In brodo allora, di giuggiole, allora. dici. Allora, sto pensando cosa potrebbe fare Claudio 99 per cercare di portare dalla sua parte, diciamo, questa partita. Perché è vero che a 10 don aperti ha una mamma in campo, ma dall'altra parte ha comunque due colossi pronti a fargli molto male. Bisognerebbe capire e sarebbe bello poter vedere questo match dall'inizio per sapere quante vite conosce Claudio e quante se ne è spostate. E soprattutto quante mamme ha già giocato, perché quante mamme ha già giocato. E questa è un po' la chiave di volta, secondo me. Cioè Claudio deve continuare a giocare mamma, cosa che non sta avvenendo perché ha caricato Katakuri con 6 don, lasciandone 4, quindi probabilmente non ne ha altre in mano e non credo sia una buona notizia per lui, perché adesso Smooth inizierà a martellare come non so cosa, senza considerare che c'è la parte di blu e quindi potrebbero esserci degli eventi molto molto fastidiosi per Claudio. Io me li vedo sempre giocare almeno in 3 per quei cazzo di Red Rock, quindi vediamo. Ha ben 4 carte in mano Smooth. Guarda, io in un locker che ho fatto domenica mi sono trovato contro un Crocodile blu che è riuscito a vedere 3 Red Rock e 3 3000 words, sì. Esatto, e mi ha rimosso qualsiasi pezzo io avessi in board. Cioè io non ho giocato niente a quel famoso locker dove ho triggerato una brûlée su 13 vite in 2 match, però ammetto che sono due eventi molto fastidiosi. Sono dispendiosi, perché uno ti costa 6 e l'altro ti costa 4, ma... puliscono la board, comunque, direi che... ecco, esatto, cioè, perché ti permette comunque di pulire il board dell'oppo e anche di andare a rimuovere pezzi molto noiosi e anche molto forti. Adesso il Katakuri è senza board e Smooth può dare sfogo alla propria cattiveria con i propri pezzi che ha sul campo, anche perché comunque per andare a vincere quelle 6 vite deve togliergliele tutte. Tra le altre cose, la Big Mom è stata tolta di attacco puro di una Yamato 14, quindi probabilmente non aveva l'evento giusto in mano, ma è comunque riuscito a risolvere grazie al fatto che Claudio abbia pochissime carte in mano. Quindi ora Claudio comunque sarà costretto a prendere un po' di sberle in faccia e rifocillarsi la mano, considerando che comunque ha 6 vite ancora. È chiaro che se dovessero arrivare un altro paio di creature enormi da parte di Smooth, magari un'altra Yamato che va a spaccare il pezzo appena messo di Claudio, non sarebbe per niente una bella situazione, anzi il game finirebbe probabilmente in 2 turni. Intanto facciamo un saluto a Luigi Amato, a lui, che ci chiede quanti turni mancano. Siamo a turno 4, dopo ci sarà l'ultimo. E intanto colgo anche un'occasione per chiederti cosa porterai a Liverpool e se andrai, ma mi pare d'aver capito vedendo una tua live, forse oggi pomeriggio, ci va. Che cosa porti? E allora io approfitto della sua presenza in chat per un piccolo ma grande spoiler. Luigi Amato sarà uno degli 8 capitani del campionato, ha già accettato e quindi è confermato che lo sarà. Gli altri 7 li lasciamo ancora nell'ombra, dai. Piano piano li andiamo spoilerando nelle varie weekly. Io ne conosco uno. Aia. È Frank Provost. E vabbè, con questa comparsa rieccoci. Cavolo, l'ho chiamata. 7 vite, ma Big Mom da costo 7 è andata di nuovo via per una Yamato che ormai è diventata potentissima e può spaccare i costi 9.
mamma praticamente non ha fatto in tempo ad entrare sul campo, che è già stata spedita nel cestino, nel trash di Claudio. E ora comunque si vede forte di un Thunderbolt, visto le innumerevoli vite che ha. Però sì, cioè, quella Yamato che può permettersi, cioè che prima si poteva permettere di distruggere anche un costo 9, è stata una cosa che si vede poco comunque, molto poco. Adesso vi dirò che qua arriviamo a un'ottima situazione per Quinn, nel senso che ha costruito la board necessaria per fronteggiare gli eventuali trigger. Devo essere sincero che mi sarei aspettato da parte di Smooth la chiusura del turno con ancora il mio cattivo, per evitare che venisse triggerata un'altra carta. Per fortuna non è successo, questo garantirà continuità al game, perché il rischio qual è? Che comunque attualmente i suoi pezzi piegati possano essere tradati comunque da leader. E quindi niente, adesso vediamo la fase calante per Quinn, ovvero una volta arrivati all'apice di riuscire a chiudere il game grazie appunto a questo tipo di costruzione. Ecco, ma secondo me la tattica che sta adottando il Quinn è come quella di un pugile, sta andando a logorare piano piano sui fianchi leader giallo, perché piano piano gli sta, esatto, iniziando a togliere quelle innumerevoli vite che era arrivato ad averne forse 7 o massimo 8, forse 7. Piano piano sta iniziando a toglierli, anche perché adesso qualsiasi pezzo possa scendere in campo comunque da Claudio è sempre sotto minaccia da qualsiasi cosa. Qua sì, esatto, cioè diciamo che al momento il modo per giallo di recuperare è quello di triggerare più carte possibili, e qua il problema che potrebbe porsi è quello invece di non giocare carte come mamma 10. Perché? Perché farebbe il gioco di Quinn a questo punto, ovvero quello di logorarlo, avendo comunque la possibilità di eliminare quella mamma in altre maniere, perché ricordiamocelo, Quinn non è solo un leader giallo ma è anche un leader blu, e credo che fino adesso non siano state utilizzate carte come Red Rock, quindi potrebbe esserci tranquillamente da qualche parte nascosta. E qua tra l'altro vediamo invece la sua versione meno potente, che è il 3000 Sword, per far sparire il Sanji e quindi rendere quella Brûlé l'unico blocker a fronte di comunque ben 3 pezzi da 9k che spuntano in maniera minacciosa sulla plancia di Smooth. Allora, intanto faccio un piccolo spoiler: l'unico giocatore che costerà 100 all'asta è il buon Bubo. Ah, pensavo Krios, peccato. Krios costa uno shampoo e mezzo. E con quello che costa gli shampoo al giorno d'oggi? No, ma è uno sciampetto, mica. Cioè, tipo, tu vai in hotel, te li regalano gli sciampetti, quindi con un campioncino ti portano a casa. Cioè, puoi sempre prenderlo e metterlo in valigia, Allora il problema souvenir di Krios è che se volesse adottarlo, purtroppo sporca, è un po' ingombrante, non sa ancora usare la sabbietta, non facile. È molto male questo, e ha problemi di igiene, nel senso che fargli fare il bagnetto è qualcosa di molto molto ostico. Pensate che la sua doccia, pur di impedire appunto di sporcarsi, si intasa proprio di sua volontà, e quindi è costretto una volta ogni praticamente giorno a chiamare l'idraulico per far stappare la situazione tubature. È il migliore amico appunto di questi ultimi, visto i versamenti che fa fare a l'idraulica genovese. Parla un po' del Claudio che si è ripreso, va? Esatto, allora Claudio secondo me adesso sta vedendo quasi la luce, e mi sento di dire che ha riportato il match sulla retta via. Non è ancora sicuramente vinta, come la partita non è persa,
Io prima lo vedevo molto male, e con uno smut molto avanti, ma mi devo ricredere, mi devo proprio ricredere. Sempre restando comunque, cioè che il board di smut è incredibilmente forte e minaccioso, ma non mi sento di dare Claudio per spacciato, anche perché no, cioè non sappiamo che cosa ha in quelle tre vite, a parte l'ultima, appunto, che è un vero spero. Assolutamente. Allora, qui una cosa che possiamo prendere in considerazione è la seguente. Attualmente è stata presa vita, stiamo in attesa di un eventuale trigger, ma se venisse triggerato qualcosa, Claudio, ha solo una carta in mano oltre a quella che è stata presa. Quindi, praticamente si andrebbe ad azzerare quella che è appunto una possibile counter. Allora ce ne fosse bisogno in futuro, e qua viene triggerato un capone, forse più pericoloso di comunque appunto portare ulteriore pezzo. E qui però di tutta risposta Smoot porta il quarto pezzo a 9k, andando a togliere quello che era il pezzo difensivo di Claudione, e adesso turno di Claudio, tutto da riflettere perché tre attacchi potenziali abbiamo visto in questa partita o nella scorsa il Katakuri Rush? No, era nella scorsa, Era non in nella questa. scorsa, sì, era nella Ok, partita perfetto. contro il Luffy Black. Allora, guarda, Non sai, ci è dato sapere. Mallard, allora, guarda, sai che credo di non aver mai visto una board come quella di Smoot così minacciosa, così prepotente, così incazzata. È molto forte adesso la plancia di Smoot, perché comunque anche se decidesse di rinunciare, allora può tranquillamente rinunciare a uno dei due pezzi piegati qualora venissero minacciati dalla mamma, perché comunque ne ha altri tre a propria disposizione. E se venisse minacciato anche il secondo, potrebbe valutare l'ipotesi di rinunciare al Sanji per risparmiarne appunto uno dei due. E invece in questo caso vediamo una minaccia totalmente diversa, che è proprio andare per vita. Allora, qui fosse nei panni di Smoot, prenderei questa prima vita per vedere che cosa potrebbe essere, a patto che non lo sappia già. Non so se nelle parti precedenti siano stati giocati dei Doflamingo. Se non l'ha No. fatto, qui invece ha fatto bene a bloccare, perché così, se appunto non sa cosa potrebbe esserci, se non ne ha giocati abbastanza, se non ne ha visti abbastanza, potrebbe triggerare oddio santo, un blocker, scusatemi, evitando di dover fare replace. Quindi qui adesso per giallo le cose si fanno difficili. Di nuovo attacco da 7. Intanto Niente. il Claudio ha lasciato la vita sopra, eh. Ok, quindi potrebbe essere eventualmente anche un altro fastidiosissimo capone. E qua una mamma per il quale si deve valutare attentamente se o un trade o minacciare l'ultima vita a disposizione di Smoot, che però sappiamo che il prossimo turno potrà tranquillamente recuperare qualora fosse. E si opta per andare a togliere uno dei pezzi importanti della muraglia di Queen, e quei quattro don, devo essere sincero, lasciavano un po' presagire a questo Sanji che arriva puntualmente. 12k su 12k, quindi l'ultima carta di Claudio in mano o è un counter o quella mamma lascerà il campo, a patto che Sanji non la difenda. Ecco, credo che quella mamma comunque abbia vita molto breve, perché è troppo minacciosa e troppo forte e va comunque rimossa. Anche se questo va, cioè, co comporta comunque Azmuth di utilizzare più del 50% dei don a propria disposizione, perché infatti ne ha già utilizzati 6. Attacco da 12 su 12. Vediamo cosa fa Esatto. Claudio. Potrebbe eventualmente ripiegare su un ulteriore 12k qualora La fa non morire. fosse tolta, e
qua vediamo Brûlé, interessante, più comunque Dawn su Quinn che va a recuperare vita, viene pulita la padding e si va per terz'ultima vita grazie a Mioc. Quindi board completamente sguarnita per Claudio che deve rifare tutto da capo. Questo mi fa pensare che l'unica carta che aveva Claudio in mano prima fosse bianca, fosse una, sì. Una carta bianca. Eh già, qua viene data un'informazione molto importante, a patto che non blefasse, nel senso che magari ha pensato che quella carta possa servire in un secondo momento. Lungi dal pensare che eventualmente non possa essere un altro blocker, Sanji comunque ha 1000 di counter, una Brûlé che magari preferiva tenere in fase di ricostruzione qualora decidesse di. Però mi sa che a questo punto del game, come giustamente dicevi te, è più facile che sia una carta bianca. Qui vediamo un attaccone da parte di Katakuri che non entra e un Sanji fa la sua comparsa. Potrebbe essere stato top deccato in questo momento, oppure magari quello che dicevo prima poteva non essere del tutto sbagliato. Dovrebbe essere il terzo Sanji che viene giocato da Claudio, che ha spostato la vita come ultima, quindi la prossima che pescherà sarà un trigger di Peróspero. Ok, quindi esatto, questa minaccia è una minaccia conosciuta, nel senso che se dovesse entrare questo Peróspero, però Claudio rinuncerebbe a una carta in mano, e in questo momento, a patto che non sia proprio una carta inutile, è pur sempre rischioso, perché gli altri prossimi tre attacchi sono tre attacchi da 9k e il Peróspero entra andando a rinunciare a uno Strozen. Secondo attacco da 9k viene presa l'ultima vita, Capone che impedisce l'attacco della seconda Yamato, e qua sappiamo per certo che viene usato un Red Rock, viene fatta pulizia dell'ultimo Sanji e Smooth si porta a casa la partita, perché dubito che il nostro Claudione abbia un 5k counter con una sola carta in mano. Quindi ad inizio weekly ti avevo fatto una domanda se il ban delle carte rosse potesse essere la consacrazione di Katakuri. In questa weekly credo che gli ho portato proprio sfortuna, perché tutti e due ne sono usciti perdenti dalla semifinale. Spero da cuor mio di portargli più fortuna per Liverpool. Perché... allora diciamo che lì poi giocherebbe la legge dei grandi numeri, nel senso che per quanto sia qualcosa di molto bello quello che portiamo la sera grazie alle weekly, è pur sempre un panorama da quasi una trentina di giocatori, quindi alle volte anche molti di più, perché ne abbiamo raggiunti anche 50 e passa, però comunque non può raggiungere i numeri di un regional. Speriamo di arrivarci, magari un domani sarà realtà. Ragazzi, scusate, volete la visuale di Luffy o di Queen? Allora io qua mi sento di perché Smooth anche mi piace come giocatore, però io qua guarderei il buon Bullet. Andiamo da Bullet, così so come impostare la schermata. Allora, Luffy contro Queen è la nostra finale di oggi, quindi Bullet contro Smooth. Bullet. E ora vi faccio partire anche il sondaggione, ragazzi, quindi mi raccomando, votate. Oden come sta? Questa è un'ottima domanda. Sta male. Allora, vai per in chat chi dice che abbiamo portato sfortuna a fratello Katakuri. Io purtroppo quando parlo io credo di portare male, non dirò ai nostri amici italiani che vanno a Liverpool buon torneo, me lo evito.
Allora ragazzi, pronostico up, allora... durerà ancora 5 minutini, qui la partita ancora deve iniziare, non ho fatto partire neanche il timer, quindi mi raccomando usate le vostre bricioline per moltiplicarle o perderle tutte miseramente. Già vedo un 11.000 sparato secco sul Luffy Black, ok? Io ci ho appena buttati 1000, eh. Sparerò fortemente su Queen, perché sì, andiamo contro tendenza, allora vi ricordo... due cose. Allora, da una parte Queen ha la possibilità di recuperare con un late game molto forte, al contrario di Luffy, che però può spaccare molto molto agevolmente i pezzi sul campo grazie alle rimozioni che abbiamo visto anche nelle scorse partite. È vero anche che nel fare questo però scarta tante carte in mano, le risorse di Nero spesso e volentieri sono molto limitate, quindi Luffy o comunque il nostro buon Bulat dovrà essere molto molto bravo a gestire attentamente quelle che sono appunto le sue risorse nel momento più adatto. Di contro Smooth dovrà stare molto attento a quando calare pezzi, perché appunto senza costi 8 o superiori non sarà in grado di recuperare vita e quindi perdere miseramente per via del fatto di non riuscire a creare il vantaggio che normalmente Queen deve prendersi. Detto questo, godiamoci questa finalona cattivissima dove abbiamo Bulat che parte per secondo, quindi partenza ottimale per Nero, e Queen che appunto invece parte per primo e avendo una curva dispari tutto sommato non gli dispiace. È tutta una partita da godersi nel finale, quindi quello che vedremo adesso è giusto giusto la punta dell'iceberg, e qua vediamo il primo spacchino da parte di Bulat entrare, un Sakazuki che va a eliminare il blocker più grosso sulla plancia avversaria, però rinunciando a un Kobe spacchino. Quindi uno di questi ultimi non sarà più recuperabile. Dall'altra parte, risposta di Sogeking che va a rimbalzare in mano il Sakazuki, quindi creando nuovamente vantaggio board per comunque appunto poi andare ad attaccare di leader. 4 le vite per entrambi i giocatori e appunto, l'abbiamo detto più volte, giocata tutta ancora da sviluppare per ambo i due. Tu pensi che possa essere una strategia quella di cercare di andare ad aggredire Queen il più possibile in early game per metterlo magari in difficoltà con le risorse? Perché poi abbiamo visto comunque che Queen dopo il quinto, sesto turno inizia a essere veramente ostico e pericoloso. Sì, è vero, però ti faccio notare che essendo le vite ancora comunque 4, probabilmente magari adesso vedremo 7, è uno spot perfetto per un eventuale Yamato, che farebbe comunque piazza pulita del Sakazuki, che è già dovuto entrare 2 volte sul campo, facendo meno 2 a comunque le carte in mano e quindi riducendo quelle che sono le risorse di Nero, sia anche quelle appunto difensive. E qua addirittura vediamo che appunto Luffy è costretto a proteggere quel Kuzan, che sarà una sua pietra miliare per quel che riguarda appunto le eventuali appunto spaccate. E qua difatti vediamo Yamato che entra e toglie il pezzo più forte di Sakazuki. Di contro risposta, il Kuzan, che è stato salvato con tutto quello che era a disposizione di Bulat, riesce a creare lo spot per eliminare Yamato. Se fosse stata una carta a costo 10 non sarebbe stato così facile, ed è per questo che ti dicevo che ad esempio nello smoker che gioco vado a mettere la headquarter, così non ho problemi qualora avessi
da fronteggiare appunto il massimo dei costi disponibili. E qui contro risposta Red Rock, che viene sparata sul Kuzan, e quindi tutto è da ricominciare da capo, ambo le parti. Kuzan più Sabo fanno la loro comparsa per quel che riguarda il buon Bulat, che va a ricostruire anche un po' la sua mano, rende indistruttibile tutto, e qua passa la mano al buon Smoot, che potrebbe essere forte di Mihawk in questo momento. Il best play per questo il salvataggio che ha fatto Bulat prima sul Kuzan precedente, secondo me è stato un capolavoro, perché poi gli ha permesso, sì, perché poi gli ha permesso appunto di andare a cancellare dal board quella Yamato con l'entrata in scena di Kuzan 10, che poi forse è stato sulla plancia 5 secondi, credo, anche lui. Sì. E qua vediamo una play, ovvero una brûlée, che lascia scongiura sostanzialmente l'entrata del Mihawk, un'entrata da parte di invece Doflamingo, che viene entrata di brûlée. Doflamingo viene spaccato grazie a una shockwave triggerata, e qua vediamo che appunto Bulat cerca di prendere il vantaggio più ampio possibile adesso che la plancia è stata completamente sguarnita. Sabo va a ricreare nuovamente un po' di vantaggio a bordo, vengono scartati un Meteor Volcano e un Bregno. Beh, è un Bregno, esatto. 4 Rodon ancora attivi, primo attacco da 6 dietro alla brûlée che è stata fatta fuori. E 3 carte in mano. E 3 carte in mano, sì, che però appunto, come ti dicevo, sono un po' iniziano a essere veramente veramente poche. Nero rischia, se le cose dovessero farsi per le lunghe, il top deck. E qua viene triggerata una Gum Gum Rain per andare a evitare appunto l'attacco. 2 carte in mano per Smooth, che ha 2 vite, quindi potrebbe triggerare comunque quello che è il secondo effetto, se appunto dovesse comparire qualcosa di questo genere. Forte del fatto di aver giocato il Sabo prima, niente viene tranciato via dalla Yamato, ma comunque qua il buon Bulat si vede costretto a fare una scelta con solo 2 carte in mano. Riuscirà a counterare l'attacco diretto sul Kuzan, o rinuncerà eventualmente al Sabo o al Borsalino? E viene rinunciato. Ho deciso di rinunciare al Borsalino. Al Borsalino, yes. Intanto un attacco 5 su 5 con meno 4 alla Yamato. Attenzione, 10 don aperti. Lasciano presa a gire un Kuzanone. E torna il generale Kuzan. Esatto. Allora, in un caso abbiamo visto utilizzare Red Rock, che è ovviamente l'unica. No, Mallard. Sì, esatto, con la differenza che questa volta però la plancia di Bulat è molto più pericolosa. Allora, qui abbiamo l'attacco semplice di Queen per poter pescare carta, e si rinuncia al Sabo, viene portato un pound difensivo per appunto sperare comunque di costruire pian piano board, e viene passata la mano con 6 don aperti. Kobe fa la sua entrata e spacca pound e 2 attacchi di tutto rispetto per quel che riguarda i character, e un attaccone di leader che potrebbe appunto essere particolarmente minaccioso spuntano fuori. Seconda Gum Gum Rain viene utilizzata per difendersi appunto dall'attacco avversario, attacco da 6k che entra e porta una Boa Enko, che attacco da 10 che qua o viene bloccato o viene preso. Diciamo che rispetto a prima la vedo molto molto grigia al prossimo turno per Queen, e decide di prendere anche l'ultima vita che lo separa da morte certa. Doflamingo. Guarda, credo che il match ha svoltato nel momento in cui Bulat ha deciso di salvare il primo Kuzan 4. Sì. Perché quello è stato poi un punto di forza notevole. Quello gli ha consentito successivamente di eliminare la Yamato, la prima Yamato, e a lasciare Queen, quindi Smooth, senza pezzi grossi sul board.
Secondo me, poi, un parere mio, quella giocata lì ha cambiato la partita. È stata veramente importante perché Kuzan in questo matchup è una carta da preservare, perché nel momento in cui comunque si ha a disposizione un eventuale spacchino nel turno successivo, sarà in grado di eliminare qualsiasi minaccia sulla plancia di Queen, perché Queen è un mazzo che non andrà mai a giocare un pezzo a 10. Potrebbe esserci, però io lo sconsiglio vivamente, perché si andrebbe a perdere quella che è la parte forte appunto di Queen, ovvero investire il Dawn per recuperare vita. E quindi appunto con questa certezza meno 4 più qualsiasi spacchino che non sia il Kobe piccolo è in grado di pulire qualsiasi cosa. E qui Smooth soccombe alla forza distruttiva, alle cannonate di questa Navy di Bulat nei panni comunque di Luffy, che si porta a casa questa weekly e che non ho gufato, quindi sono doppiamente contento. Molto molto bene, sono contento anche io. Bravo Bulattino, dopo magari lo sentiamo. Andiamo a vederci qualche partita sul finire, se ce ne sono. Smooth no, mi sa che l'ultima è Maredo di visibile praticamente. Andiamo da Maredo. C'è anche DK però che sta giocando, eh? Ho visto, ma mi sembrava sul finire. Ah no, invece no, non è vero. Preferite DK o Maredo? Forse DK non l'abbiamo ancora visto. Andiamo da DK. E avevamo almeno possibilità anche di vedere un Doflamingo Green Purple, che stasera mi sa che non l'abbiamo mai visto, forse. No, non l'abbiamo visto. E tra l'altro DK, che lo abbiamo intervistato vincitore della nostra weekly, ci ha rivelato che DK sta appunto per Donkey Kong, e mi fa piacere vedere che la plancia abbia appunto un Donkey Kong sulla sinistra. Non so se la possono vedere i nostri amici, parzialmente, no? Però diciamo che lo sfondo, invece che avere il palché classico del simulatore, c'è proprio una allegra scimmia che appunto guarda in camera e che appunto diciamo fa forza al proprio omonimo. Allora, questo è un matchup in realtà interessante, me lo aspetto tanto a Liverpool questo tipo di scontro, ovvero giallo contro Doffy Green Purple, perché sono entrambi mazzi che non possono spaccare tramite effetto, possono eventualmente annoiare l'oppo con eventuali cose, nel senso che per giallo c'è il trigger, per Green Purple c'è il Doffy. Tante liste adesso stanno rinunciando al Doflamingo per il Kaido, costo 9, e quindi a questo punto in realtà uno spacchino esiste, e avere la possibilità anche di trade, quindi diciamo che questa è una lista che oggettivamente mi aspetto tanto. Cioè io questo tipo di matchup, almeno nei primi turni, ma anche mid torneo, potrebbe essere veramente importante. Pronosticolo per sabato un turno 5 giallo contro Doffy. Così, il veggente, va bene, turno sono 5. Sono delle dichiarazioni forti, eh? Raga, segnatelo sul block notes. Turno 5, Doffy contro Kata, l'ha detto Mallard. Ah sì, lo vedo parzialmente, vedo adesso che c'è l'occhio ciclopico che viene visto dalla chat. E il ciuffettino che esce in alto, va bene. Sì, esatto. Ma qua ovviamente è una sfida di trade. Ma tu sabato ci sei già dal mattino, dalle 10? Yes, molto sarò bene con lei dall'inizio. Faccio parlare te la mattina, che io sono zombificato. Molto bene. Bene, cioè, se questo non è sfruttamento, signori, cioè, non so cosa non lo sia. Avete avuto la prova diretta che quello che non ho sentito niente io. Vabbè, ma qua abbiamo un caster di molto parte, bene, abbiamo molto scoperto bene che il buon Zucche lo devo comprare io a Kryosai, non posso dargli contro, non ho già fatto prima una figura qua brutta.
cioè, che ho detto dei leader, cioè ora devo per forza andargli dietro, ma lo devo comprare tra virgolette, quindi io non ho sentito assolutamente niente di tutto ciò. Qua ci vorrebbero il buon Death barra il buon Gigius che potrebbero darmi manforte. Stasera ancora non li ho visti in chat. È un vero peccato. E niente, quindi lo so, quindi momentaneamente combatterò da solo la mia guerra contro appunto Krios e il suo tanfo letale. Comunque qua attualmente la situazione è ancora molto di stallo, nel senso che Giallo ha attualmente due carte molto importanti, che sono i Perospero, che qualora dovessero essere tradati creeranno spot per eventuale mamma 10, o comunque per cercarne il più possibile, che contro questo mazzo sono veramente letali. Vero anche che attualmente Doflamingo ha solo una vita, quindi a quel punto la prima mamma sarebbe quella più aggressiva, le altre sarebbero solo per recovery. Solo per modo di dire, perché comunque a prescindere è un 12k che dovrà essere affrontato turno per turno, a meno che non venga tradato o comunque in qualche modo ci si possa giocare attorno. Forte Donkey per il fatto di avere ancora una Nami in campo che gli permetterà di continuare a cercare risorse difensive, e qua vengono portati in campo duplice coppia di Luffy e Uta, che saranno molto importanti per andare a bloccare più cose possibili sul campo, inteso che quei Perospero 99 su 100 saranno praticamente fermi, e quei Luffy possono arginare molto bene attacco caricato di leader o comunque attacco di Katakuri invece character che potrebbe spuntare. Ricordiamo anche che oggettivamente parlando c'è la possibilità di utilizzare evento gratuito, e qui viene giocata la mamma, come detto prima, che va a scartare una spiderweb che ricordiamo da più 2k per tutto il turno se viene triggerata, invece dall'altra parte viene comunque recuperata vita. Primo attacco da parte di Katakuri character ai danni di un Doflamingo nudo di vite. Viene utilizzata una Uta che andrà a fare Don meno 1 per impedire a uno dei due Perospero di attaccare piegandolo, e viene protetta da ben 2k counter, quindi non vuole rinunciare. Prego. Che DK ha parcheggiato letteralmente il pulmino a difesa del proprio leader. Eh sì, ha messo davanti una barricata non da poco contro la schermaglia gialla, e questo sicuramente lo rende adesso forte del fatto che potrà usare serenamente i due blocker per proteggersi dai due attacchi restanti da 5k, perché appunto, nel senso, in quel caso non dovrebbe sfruttare alcun tipo di risorsa difensiva, sapendo di poterli stappare il turno dopo. È forte di una Nami che potrà sempre recuperargli il pezzo. Quindi turno di DK che nonostante tutto dovrà fare molta attenzione a come investire comunque le proprie risorse, perché è vero che sono blocker, ma andarli a utilizzare offensivamente parlando vuol dire non avere blocker il turno dopo con un Katakuri e una mamma 10 in campo. Allora guarda, sai che ho trovato strano la decisione di DK di non tappare Brûlé, ma di tappare invece uno dei due Perospero, perché 10 don tappati. Ho già protetto una mia Uta dall'attacco di Katakuri Secret. E a lui rimangono tre attacchi da 5.000 e non ho capito perché non ha voluto tappare la Brûlé e cercare di fare più male possibile alla board di Katakuri in questo turno. Perché adesso comunque il primo attacco di Uta Blocker si è schiantata su quella Brûlé. Qua secondo me era per evitare di scartare anche l'ultima carta in mano a disposizione
e per appunto avere la certezza che quei Luffy comunque bloccassero. Probabilmente ha pensato questo in quel momento, e quindi appunto diciamo che ha pensato che comunque eventualmente quella brûlée fosse un po' il male minore. Però ci sta assolutamente, sono d'accordo sul fatto che potesse essere diciamo investito diversamente il potere della Uta Blocker. Però è anche vero che comunque in ogni caso è stato, cioè sarebbe stata una carta presente il turno successivo, perché si sarebbe comunque stappata. Così facendo invece ha evitato che quella carta si ripresentasse. Qui vediamo un 12k sparato su Katakuri, quindi tutte le carte in mano a Davide Molinari devono essere counter in questo momento, e dovrebbero essere due, almeno due carte 2k counter. Però con questo attacco grosso, DK ha appena spoilerato il fatto di non avere in mano eventi da due. Che un evento, sì. Perché un evento in questa fase del match per DK potrebbe essere fondamentale. Potrebbe giocare anche degli eventi da uno, noi non lo sappiamo. Però è come se avesse detto all'avversario: non ho eventi da due. Quello è vero, però è anche vero che così si garantisce, cioè aumenta le chance che quel Katakuri sparisca dalla plancia avversaria, perché appunto Davide Molinari o comunque Katakuri deve avere tutti blocker e counter, ed erano tutti counter da 2k. 2000. Quindi giocherà 2000. Al top deck Katakuri, incredibile. Penso che il nostro Donkey sia veramente allibito, quantomeno. C'è chi farebbe scappare anche una bestemmia in questo caso. E quindi niente, sono ben 5 gli attacchi da gestire questo turno, con 3 blocker. Guarda, sai che non vorrei essere nella mente di K. Adesso, ci giuro, non vorrei essere nella sua mente. Dopo quello scarto di 3 counter 2000. E credo che sia ora il turno, diciamo, fondamentale per Davide. Ha comunque due attacchi giganteschi. E poi può caricare anche i restanti 10 donne sui tre pezzi da 5k, dividendoli tra leader, che comunque prende un bonus di più 1000, e Iperospero. È un finale di match molto molto al cardiopalma, secondo me. Allora, sì, diciamo che in questo momento una cosa che mi potrei aspettare dal buon Katakuri è la seguente. Supponendo che la carta in mano sia una carta counter, quindi non una carta potenzialmente giocabile, io qui investirei attentamente i miei don dal punto di vista offensivo, sapendo che un Peróspero sicuramente riesce ad attaccare, l'altro verrà piegato dalla Uta, e potendo sferrare così 3 attacchi. Questi 3 attacchi, anche se non dovessero andare a segno, dovrebbero essere in grado di eliminare i Luffy o comunque la maggior parte della plancia avversaria. Quindi, immaginando un Peróspero che prova a entrare su vita, da comunque magari cercare di andare anche sopra le 3 carte, dovrebbe poi sferrare altri attacchi con la mamma e il Katakuri character, da rendere così i giochi più difficili per il turno a venire. E infatti mi piace la scelta di andare per 9k su un Peróspero. Viene utilizzato potere Uta sull'altro, e credo che quella Uta ci lascerà, e difatti avviene così. Prossimo attacco da 9k potrebbe essere quello di Katakuri character, sempre ai danni delle vite del buon Donkey. DK comunque ha anche 3 carte in mano che potenzialmente potrebbero essere o un evento o anche 3 counter 2000,
Certo, quindi c'è la distribuzione di don da parte di Davide, cioè deve essere molto accurata. Tanto parte un attacco da 9 poderoso. Eh sì, qua diciamo che se volesse salvaguardare Luffy dovrebbe scartare almeno 2 carte, ovvero counter 2k più counter 1000, e sarebbero già 2 carte. Quindi potrebbe investire gli ultimi don sul Katakuri, provare a picchiare, e qua il buon di K sarebbe costretto a bloccare con l'ultimo Luffy a disposizione e andare poi serenamente appunto per Davide con una mamma 10 solida del fatto di aver tolto A, una quantità di carte in mano importanti, e soprattutto di appunto andare serena per 12 con 0 vite. Quindi diciamo che in questo momento in realtà siamo davanti a uno scacco matto, oserei dire. Anche perché 2 ancora sono gli attacchi a disposizione, il secondo attacco più alto sarebbe un 11k grazie a Katakuri, e il secondo attacco sarebbe un 12k della mamma. Quindi anche se le 3 carte fossero counter 2000, non sarebbe comunque in grado di sopravvivere a questo attacco. Quindi abbiamo matematicamente un 100% di win rate, e difatti vediamo che avviene. Porta a casa il match, Davide. Ok. Povero Donkey, che mi dispiace... Succede. Non aveva, tra l'altro, bellissime carte in mano, aveva solo tre carte counter 1000. Qui forte sarebbe stato un doppi 10, se fosse stato possibile. Già. Avrebbe bloccato diverse possibilità all'avversario. Vabbè, comunque, succede, un gioco di carte, e quindi nulla. Allora, ragazzi... Diciamo che chiudiamo qui, anche se le partite non sono ancora finite, ne manca una che purtroppo non possiamo vedere, e per cui vi ricordo giusto un paio di cose. Noi ci vediamo sabato mattina con il Reggio di Liverpool qui in streaming, idem con patate per domenica mattina, poi ci vediamo lunedì sera per la weekly 46, giovedì sera per la weekly 47, sabato prossimo con Reggio di Barcellona, domenica prossima con Reggio di Barcellona, e forse domenica sera prossima facciamo, perché no, anche una Newbies Cup, la numero 3. Però questo vediamo, se sarò ancora in forze e non dentro una bara. Detto ciò, io ringrazio tutti i ragazzi, numerosissimi anche stasera. Grazie Mallard, grazie Zucche per la compagnia e l'aiuto e tutto il resto. Sempre un piacere. Grazie a tutti. E niente, ragazzi, io vi porto come di consueto ormai al giovedì da Oblivion, il negozio di Torino che insomma fa un sacco di local. Stasera ce n'è uno da 45 persone, stanno ancora giocando, quindi mi raccomando, fate i bravi, salutate, mettete follow, chiacchierate pure lì. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Buona serata. Ah no, scusami, fermo la dobbiamo.